per noi volano, sono i nostri eroi. Sogna Lusalente la città, Pelulecce brucia l'anima. E Pelulecce ale, urla e gioia quanto segnerà, lacrime dal petto se si perderà. Giallo rosso e bella l'anima, Pelulecce brucia l'anima. E Pelulecce ale. Eccoci in diretta, puntata speciale, festa scudetto del Napoli, invece no, però siamo in diretta, in contemporanea con Udinese Napoli. Esperti ha già narrato off camera, mentre sta pulendo la telecamera, guarda, davvero una qualità davvero clamorosa, cioè stai pulendo la telecamera in diretta col video, io non so che dire. Ma non mi vedo, non mi però, vedevo. Insomma, Andrea, ci racconterai in diretta. Sì, vabbè, in realtà Napoli. Non ci interessa Empoli-Bologna. No, guarda, io ho visto 40 secondi, poi ho cambiato canale, basta. Non voglio manco che me la racconti. Non voglio manco che me la racconti. Visto quando comunque, Lovric, no, non ho visto. Il pensiero del Bologna se ne è messa in porta da solo. Il Bologna... Non sto esagerando, se ne è messa in porta da solo, il Bologna, autogol di Lukumi, ha preso e se ne è messa in porta, quindi non mi parlare di... Lukumi non spicca per qualità, comunque. Vabbè, in ogni caso Lovric ha fatto un gol pazzesco. E io sono convinto che oggi il Napoli non so, non vinca, cioè, però il pareggio vince uguale. Però secondo me è anche giusto le festeggino in casa, no? Poi quindi vediamo. Allora, buonasera Luca, buonasera Simone, ciao a te Antonio. Francesco ci dice già che l'Empoli è in vantaggio, sì, purtroppo ho visto. Ciao Roberto. Ciao Daniela. Ciao Carlo, il Bologna sta arrivando molto di destra e sinistra, speriamo lo faccia anche con noi. Sì, effettivamente dopo 40 secondi mettersi la palla in porta da solo, insomma un inizio di partita storico. Ma però il Bologna storicamente da una decina d'anni ormai alle ultime giornate era la punta di destra e sinistra, ovviamente noi non approfittammo 3 anni fa perdendo 3-2 a Bologna. Esatto. Comunque vabbè, manca pareggio ancora, quindi attenzione, un quindicesimo, vediamo. Magari anche un pareggio sarebbe buono per noi secondo me, perché comunque l'Empoli rimarrebbe a più 2. Gol del Bologna, gufata clamorosa, ci siamo. Sì, ma io sono in ritardo però, ragazzi, cioè non anticipate, perché qua da Son purtroppo arriva... Ah, ma tu stai su diretta gol, non stai c'è su un Napoli? Calcio... No, certo, c'è un calcio d'angolo per il Bologna e ora presumo che... Ma io mi sto guardando in sì, Napoli. Sì, gol, cioè... gol di Lukumi. Forza. Moro, esperti, manco... No, ma l'ha deviata uno però, l'ha deviata uno del Bologna però. Nicola Moro aspetta, ha dato fallo, no, niente. E gol di Nicola Moro, non inventare il difensore davanti, guarda l'azione, la prende, la devia lui, cavolo, la devia lui, ah. Guarda, è Lukumi. Parliamo di Lecce che è meglio. Guarda, col braccio anche tra l'altro. Ciao Paolone, buenas domenica, ci vuole coreografia pazzesca domenica, tipo un lupo col coltello fra i denti, sciarpe, gavettoni, urla, veronesi. Vabbè, Paolone ha descritto una situazione... Insomma, sarebbe bello. No, sarebbe bello, diciamo, lo striscione, la coreografia, diciamo, però siamo stati abituati a ben altro, quindi no, vale sì, penso, Luca... purtroppo paro e sto in ritardo rispetto a voi e ora c'è un check. Comunque questa sera sarà con noi Don Romino, si spera, secondo tentativo unico, poi abbiamo concesso secondo tentativo soltanto perché un ospite che insomma se ci troviamo davanti non vogliamo insomma avere un contatto con lui perché potremmo prenderle, quindi gli abbiamo concesso una seconda chance. A parte ciò, oggi è il giorno dopo di Juventus Lecce, Stefano Sozzo, io ti chiedo come stai vivendo la settimana in preparazione di Lecce Verona. Male, gol annullato al Bologna comunque per tocco di mano. Sperti shock. Male per me, ma positivamente per l'ambiente, in quanto nonostante i biglietti finiti dopo appena
mezz'ora il giorno in cui sono stati messi in vendita. Oggi gli ulteriori 2500 sono stati bruciati, quindi vuol dire che tra l'altro ha ridotto visibilità. Questo significa che comunque l'ambiente è carico. Io sono convinto che la salvezza si concretizzerà oppure no. Domenica il Via del Mare. Lo sappiamo, se andiamo a vederci tutti i risultati che Lecce era chiamato a fare in queste partite, tra virgolette, da dentro fuori, che ha sempre cannate. Però mi auguro, come ogni volta mi sono augurato, che questa volta sia diverso. Perché diciamo, noi partiamo da una base importante, partiamo da tre prestazioni buone, secondo me, anzi, quasi Eccellenti. diciamo, no, su dei livelli abbastanza interessanti. Devo dire la verità, ci manca il gol, ci manca quel guizzo, ci manca quella zampata finale, ci manca pure un vizio, quella fortuna, diciamocelo. Però il Lecce c'è, cioè siamo andati a Torino, è vero che la Juve quest'anno è una squadra che dal punto di vista del gioco non rende moltissimo, però siamo riusciti a pressare, a pressarli nella loro metà campo, ad avere il possesso palla, ad avere occasioni da gol, cioè tante cose che comunque fanno ben sperare. Dall'altro invece c'è un Verona che ha subito 6 reti in casa, è vero, contro l'Inter. E sono vere anche tutte quelle considerazioni che sono state fatte perché il Verona forse si è risparmiato in vista del Lecce, Beh, al Verdi è uscito. 45esimo hanno tolto Verdi e Lazovic. Esatto. Ci sono delle considerazioni che io ovviamente tengo diciamo, presente, però il Lecce deve farcela. Cioè il Lecce, il trend dal punto di vista dei risultati non l'ha cambiato, ha cambiato la prestazione. Che è secondo me stata positiva in queste ultime 3 partite, però deve cambiare il trend e il trend passa dal Via del Mare. Quindi Verona e la partita con lo Spezia saranno fondamentali. Io credo che già quella partita di Verona stabilisca quello che sarà il percorso del Lecce poi da lunedì in poi. Però come non mai a questa salvezza che insomma ce la siamo sudata e comunque abbiamo tutte le carte in regola per conquistarla. Quindi me la sto vivendo bene, ecco, ti dico questo. Non Andrea, fai un sono, breve non ho intervento molta perché ansia. per colpa di Stefano Sozzo è finito il tempo e sta arrivando Torremino, vai. No, ragazzi, è passione, sudore e sangue. Queste sono le 3 parole che ci devono unire fino a domenica. Passione perché saranno 3 giorni di passione, sudore perché mi aspetto che se dovesse essere vittoria sarà sudata, perché non sarà una vittoria facile, o comunque non sarà una partita facile, e sangue perché secondo me dovremo rombattere su ogni pallone. Il Verona è una squadra molto fisica, quindi noi faremo fatica come la faranno loro. Io mi aspetto una partita molto equilibrata, che può essere decisa da un episodio oppure può terminare in parità perché sono partite sul filo della soglia. Quindi Mentre vediamo. Spezia, Cremonese Spezia, tu come la vedi? Guarda, io la Cremonese ieri l'ho vista perché poi dopo il 3-0 dell'Inter ho girato alla Cremonese perché non, Verona ormai Pure, era finita. pure. E la Cremonese mi è sembrata una squadra viva, poi tecnicamente hanno dei limiti abbastanza evidenti perché anche tipo Valeri nel secondo tempo si è Voleva mangiato segnare. un'occasione, ma anche lo tu vedi il contropiede alla fine, no? Valeri che la passa a Giglione 3 contro 2, io mi sarei incazzato come una belva su una Sì, situazione del è genere vero, è vero, è vero, è vero. perché Non era se l'è l'occasione della sentita di vita per dargliela. poterla vincere. Quindi non lo so, cioè, però è una squadra viva. Lo Spezia non l'ho visto ieri perché ha giocato insieme a Lecce, però dopo l'ho letto anche ha giocato una Ha giocato partita, ha bene, dicono. giocato bene. Quindi anche lì, partita equilibrata, ne può essere già un episodio. Guarda, io per come questa Serie A, non, cioè penso che possano uscire 2 pareggi tra le prossime due. E a noi comunque non andrebbe malissimo, perché significherebbe No, mantenere assolutamente. il vantaggio invariato con una giornata in meno. Poi magari succederà qualche cosa che farà cambiare le partite, però possono essere tranquillamente 2 pareggi, perché sono sfide molto, molto equilibrate, tirate, sono squadre che stanno ormai andando più o meno
lo stesso andamento da un po' di partite. Perché il Verona, ragazzi, se andate a vedere, no? Noi poi guardiamo i risultati, ma il Verona ha vinto lo Sassuolo all'ultimo secondo, una partita che fino all'80esimo meritava di perdere, anche 2-3-0. Di perdere di, cioè, Male, largamente. largamente. Con il Bologna, io francamente il Bologna non l'ho vista, ma ho visto De Orsolini, se la pareggia e la può pareggiare da due passi, finisce in parità, è una partita che comunque il Verona non credo abbia dominato. Con la Cremonese, se la Cremonese non rimane in 10, magari non la prendono mai. Poi qualche occasione l'hanno avuta, però c'era anche un rigore. Cioè, il Verona non è una squadra che brilla, che dice, oddio mio, che giorno le fa. Quindi è una squadra che vive di episodi, come tutte quelle che stanno giù. E sarà una partita che si deciderà sugli episodi, perché magari al secondo minuto viene espulso un difensore del Verona e la partita cambia, o viceversa. È una partita difficile da pronosticare. Io ho visto anche Bologna-Verona, Verona-Bologna, e ricordo di quella partita che a fine partita dissi: mamma mia, quanto è bello Sissé, perché c'era quel Zirkzee, ragazzi, giocatore che adesso odio, non stoppò un pallone. No, io non so come fu possibile un giocatore che non stoppa un pallone. Che tra l'altro è considerato anche uno Hanno forte. pagato. Allora, ciao Marco, ciao a te. Carlo, se vuoi puoi entrare senza problemi, c'è Entra spazio Carlo, anche per te. entra dai, Vieni Carlo, vieni. serve clamore, clamore serve. Servirà a non fare errori gratuiti, sarebbe una buona base di partenza ed essere cinici nelle occasioni. Domenica bisogna solo vincere. Stefano, non essere timoroso, gli dobbiamo avere atteggiamento sul giro da legittimo Bellissimo questo messaggio. Udinese. Da Verona devono arrivare con l'ippopotamo della Lines e Susanna messaggio vestita da infermierina come ai tempi di Mac un giorno. Io Non sono so chi sia totalmente Susanna sbagliato, Messaggio. non Però sto capendo è nulla. bello questo. Però lì Paolone hai fatto comunque un bel messaggio, te ne diamo atto. No, bello, Nella bellissimo, anzi. mia diretta gol di Bologna appena segnato. Sei in ritardo di 15-16 minuti, diciamo. Pezzotto. No, comunque io una cosa voglio dire. Sì. Io temo solamente una cosa. Il caricare troppo questa partita da parte della piazza, come diceva Stefano, il fatto, no, di avere 28.000 persone. Aspetti, Don Sta Romino, squadra. Vai, allora vai, poi dopo non dirlo tu. c'è, nel senso No. che devi ricordarlo. Ah, mi ha scritto 21 e 10, 21 e 15 arriva. C'è freddo. Stavo dicendo che ho paura di un po' della stabilità mentale di questa squadra, nel senso che i giovani non so come potranno vivere una partita del genere, perché potranno esaltarsi da una parte. Andrea, ma ti dico, no? Io l'ho pensata questa cosa Fratelli. stamattina. Io l'ho pensata questa cosa stamattina. Però ti dico, Gendrey e Gallo hanno comunque fatto partite, gol del Bologna, molto Ma pesanti. perché me lo dite? Allora spendo qua, ragazzi. Cioè, non ha senso che mi Vabbè, peso non è che troppo devi che c'è esultare, il che te Bologna. Ho frega. capito, però. Ma Orsolini ha segnato e c'è contro il fantacalcio. Orsolini, mancino da 30 metri sotto l'incrocio. No, Grandissimo gol di contro il Orsolini. fantacalcio, ce l'ho, dai. Andrea, mo Vabbè. contieniti, eh. Comunque stavo dicendo, che stavo Non è dicendo? possibile. Della Ah, Gendrey stavo Gallo è dicendo, una vergogna. i giocatori. Cioè, noi abbiamo comunque Gendrey e Gallo, ma anche Blin e Hjulmand, che sono giocatori che lo scorso anno, tutte quelle partite pesanti, tipo Vabbè, Lecce-Pisa, Blin non mi se le sono preoccupa. fatte quelle partite. Quindi comunque, ok in Serie A, però non è che dici che è gente che sta alla prima partita che pesa. Cioè, noi abbiamo un gruppo che partite pesanti lo scorso anno le ha fatte, Lecce-Pordenone, Lecce-Pisa e via dicendo. Poi abbiamo comunque un Titi che è un grande campione. Sissé che sta rispondendo bene, Di Francesco che sta in Serie A da prima che io nascessi, Strefezza che anche lui ha fatto il blocco di quelle partite in Serie Era B, Eusebio, cioè, era. paradossalmente l'unico di cui io ho paura è Vabbè, tieni 8 Falcone. anni. Io temo Falcone perché non so che partita ha No, Nenone, fatto no, in Nenone. non lo so. Però Sale però, no, no, però diciamo proprio per queste ragioni, io comunque a questo discorso ci avevo già pensato, no? E dicevo, va bene il pareggio, perché alla fine dal punto di vista della classifica andrebbe bene pure il pareggio, non lo metto in dubbio, però cosa succede? Che una partita da qui alla fine devi vincerla, no? Cioè un'ulteriore partita, se non C'è il VAR al sbaglio, Bologna? se non VAR a Bologna. sbaglio dovremmo fare intorno ai 4 punti, dai 4-5 punti. Però Voglio. una partita devi vincerla, quindi si sta a parlo assurdo. No, Cioè, allora dai, sono in ogni caso la vittoria devi provarla a portarla a casa, anche perché sono degli scontri diretti e mai il signore
dovessimo arrivare a pari punti No, con il Stefano, Verona. c'è lo spareggio, no? Per la C'è lo salvezza c'è lo spareggio. spareggio. Appunto dico, cioè, nel senso, mai io, la mia preoccupazione è soprattutto questa, quindi non vorrei che poi, partita dopo partita, se domenica non dovessimo vincere, poi l'ansia di ottenerlo quel risultato ci mangerà. Così come Lo so, ci ha ma fatto tanto molto male nel ora corso delle 8 partite. Come ora, cioè, i punti li devi andare a prendere anche a Roma o No, no, alla Lazio, non me li dovevi su, prendere scusa, ieri, eh? guarda, ti dico Perché una cosa, ieri perché il punto, ragazzi, lo meritavamo, però sì, però nel senso io sono rammaricato perché secondo me si poteva anche prendere, cioè si poteva fare ieri, non è una partita dove dici sei stato solo sfortunato, sei anche stato un pochino inesperto, acerbo, perché è una partita ieri che dovevi pareggiare, non potevi pareggiare, perché però la Juventus, aspetta. ragazzi, ora come ora è una Salernitana, è una Però Fiorentina, cioè è una squadra molto normale la Juventus. non abbiamo avuto un atteggiamento passivo. No, non ti Anche dico il mister, l'atteggiamento. incredibilmente, ha Però il messo gol lo 9 devi punti fare, alla il fine. gol, sì, ma il gol lo devi fare, perché Ma ora i punti servono. quella è una cosa che parte da lontano, Andrea. Poi è una partita in cui ti mancava l'uomo più tecnico davanti Lo so, quello è che è vero. Strefezza, quindi devo dire che secondo me abbiamo fatto il massimo per quello che volevamo fare. E anche nelle aspettative, noi sinceramente non credevamo di andare a Torino e fare una partita come quella che abbiamo fatto. Detto questo, io sono molto fiducioso per la partita di Verona e credo, anzi, da questo punto di vista ne sono convinto, che la prestazione sarà importante contro il Verona, molto importante. Per forza, Poi, perché se no se non la da vinci. qui, Se no poi non la vabbè, vinci. diciamo, Lugol può venire in qualsiasi Senti, modo, col calcio Stefano Sozzo, d'angolo. ma se dovesse avere un esito positivo, il campionato è chiuso. È fatta, ragazzi. Dai, non prendiamoci in giro, è Sì, fatta. io avevo fatto questa considerazione ieri, mi stavo mettendo a guardare un po' la classifica e gli incastri. E se No, è dovessimo vincere fatta. contro il Verona, No. è andata. Luca È c'è le andata bandiere poi. già. È fatta, metto le infradito io. Le metto. Ma Me le porto allo stadio, me le sì. metto per uscire allo stadio. Allora, io sono 5 sicuro, diciamo, minuti e ci che sono, mi ha scritto Don Romino. 5 minuti ci sono. dopo la vittoria, nel caso in cui dovessimo vincere contro il Verona, poi ci mancherà un punticino, un punticino. A seconda, poi, ovviamente, di come andrà il Ragazzi, campione degli altri, ma anche perché però. il Verona se perde a Lecce lo ammazzi mentalmente. Il Verona a No, Lecce ma ci sono si tante gioca ragioni. tanto, no, ma il Verona a Lecce si gioca tanto come classifica, però secondo me anche dopo il 0-0 di ieri si gioca anche tanto proprio come fiducia, no? Perché se tu dopo il 0-0 di ieri vieni a Lecce e Guarda, fai una prestazione io ho letto i buona, commenti sotto la pagina del Verona, cioè loro l'ho vogliono letto le pure dimissioni di tutti quanti. Cioè, io. Sì, Filippo, sebbene dopo 6-0 a abbiano Lecce che recuperato succede? un sacco di punti, perché hanno recuperato un Sì. sacco di punti con lo Spezia, loro stanno a pari punti. Ad oggi giocherebbero lo spareggio, stava segnando Osimhen. Ma E 6-0 a Lecce che succede? Dimmi. Casino. Cioè, Bocchetti non è scemo, però, eh. sì, ma se Lecce perde 6-0 una partita anche contro l'Inter in casa, No, ci mancherebbe, ma succede stai il scherzando. finimondo. Quindi, cioè, è normale che sia così. Poi, tra l'altro, il Verona sì, ha recuperato, ma il giorno d'andata ha fatto 8 punti. C'è una squadra che ha fatto una bella ripresa, però noi in Serie C, no, vi ricordate? Facevamo quella rimontone, poi arrivavamo a marzo-aprile scarichi, perché la rimonta ti porta comunque poi a essere scarico. Anche l'anno di Cosmi, per dire, noi facciamo quella rimontone, arrivavamo rotti, arrivavamo alle ultime partite devastati. Anche se non credo che loro cioè, allora, il discorso è questo, che mi sembra che l'avanzata del Verona sia stata assolutamente casuale, neanche molto pensata. Pure secondo me, E però il che hanno fatto, come hanno quindi vinto, alla hanno fine si vinto. trovano. No, allora, io credimi, sentivo sul gruppo prima, no, qualcuno scriveva che il 6-0, diciamo, era programmato, diciamo così. Ma Non lo Bocchetti da programmi questo un punto. 6-0. No, non è che, no, nel senso che è una partita che vedi come va i primi 10 minuti, che dove tra l'altro il Verona non stava giocando malissimo, ma dove Montipò aveva fatto dei miracoli. Dopodiché, se comunque la partita si mette su quei binari, Cianoglu, gli è uscito un gol Sì, no. dalla sua, la lascia andare. Poi ovviamente da qui a dire che comunque era un percorso programmato e preparato per la partita di Verona.
Non lo so, cioè ce ne vuole. Ma Io io sono comunque molto sono. Guarda, contento del fatto che Lecce ieri invece se la sia giocata, nel senso preferisco infatti. molto Sì. perdere anche 3-4-0, poi abbiamo perso bene ieri, però perdere anche male, ma giocandomi la partita, anziché tirare le mimbarche al 45esimo, risparmiamo, perché le Ieri partite vanno giocate abbiamo fatto quello tutte, che Lecce doveva fare, così come ci siamo detti nel corso tutte. di Infatti. tutte le trasmissioni che abbiamo fatto fino a mo', quindi l'abbiamo sempre Con detto. Ieri coraggio, Lecce ha senza fatto il Lecce. paura. Ringrazio Marzal e Marco Ancora per l'abbonamento. Grazie ragazzi. È saltato il comando in chat. Sto vedendo di Comunque il ripristinarlo Bologna al sta volo. provando in ogni modo, ma questo ogni volta che entra la palla gli annulla, incredibile. Verona e Spezia, oltre a Cioè non so sconcerto, perché secondo me hanno due oggi. partite medie e due difficili. Per me fanno 4 punti entrambe, oltre la nostra partita. Per me se vinci una delle due e pareggi con l'altra è finita, anche secondo me. Se vinci una Il delle Verona ha due due. partite in casa facili, perché cioè facili, fattibili. Torino ed Empoli Abbordabili. potrebbero essere 6 punti per il Verona, quindi 6 punti potrebbe farli, poi tutte vanno giocate, eh? Però 6 punti potrebbe farli, Invece sei, sette punti. lo Spezia ha Lo Spezia, Lecce, ti dico io, Torino, no, Atalanta, Cremonese. Empoli, no, ho letto male. Spezia ha Cremonese, Milan, Lecce, Torino, Roma. Beh, forse Torino Tutte e toste, Cremonese. tutte toste. Il Torino è l'unica squadra. Cremonese è uno scontro diretto. Col Torino è l'unica partita contro la squadra che non ha obiettivi, o sulla carta non ha obiettivi. Il Milan ce li avrà sicuro, però li affronta a cavallo della doppia semifinale, che può essere un leggero vantaggio, perché il Milan comunque giocheranno di sabato, se non sbaglio, e poi c'è la semifinale il martedì, il mercoledì, comunque a cavallo. E la Roma, bisogna vedere all'ultima giornata se la Roma si sta giocando qualcosa ancora, però presumo di sì. Quindi e poi a Lecce. Lo Spezia ha un calendario brutto, più brutto Sì, del sì. nostro. Lo Spezia Però ha un calendario bruttissimo, secondo me. Però là, diciamo, gli elementi per fare qualcosa di, cioè per migliorare la situazione ci sono. Di Verona, ragazzi, cioè, lo Spezia lo torna Angiola, quello è diceva l'elemento. Filippo, infatti, lo diceva Filippo, cioè, a me sinceramente non piace, o comunque non ha quel giocatore che gli può creare. Il gol dal nulla, l'unico è Verdi, Beh, forse. Verdi. Verdi è un L'unico è giocatore. Verdi. Verdi e Ladovic sono due giocatori. Niente male. Niente Andrea, ma il tuo ospite? male. Ehi, mi ha scritto 5 minuti. Non mi mettere ansia. Dai, tranquillo. Tanto abbiamo un ospite. Quindi quando viene, viene. O no? Stai Cioè, perché infatti. mortellando. Oh, Ma scusa, ma spiegami, Filippo, ma perché lo metti sempre sulla clavicola su Agnone? Cioè, alla fine, perché secondo me lui si sente fa. arrivato. Secondo me si sente Più arrivato il sulla nostro. gradirola io, ma possiamo dire, ma Già possiamo questo annunciare, giovedì un su chi ospite stiamo poteva lavorando, su chi stiamo arrivarci. lavorando. No, potevi arrivarci già questo giovedì, un po' di Dai, pressing. perché non ci sono arrivato, no? All'ospite che volevo portare questo giovedì, perché c'era un altro ospite che poi non abbiamo avuto. Comunque, rigore per il Napoli, forse no. Giovedì prossimo vi porteremo al 99%, poi nel senso non dipende da noi solamente, però stiamo lavorando per portarvi un ex capitano del Lecce. Vi dirò solo questo, un E ex basta. capitano del Lecce. Vedrà. Il fantasma di Terron Fabio pareggia su Sperti. Esatto, che questo è il problema. Mo, scusate, facciamo un Salutiamo. appello, non so se lo vedrà, ma voi che state scrivendo in chat, portate il verbo e soprattutto accompagnate Sperti. Scrivete a Terron Fabio, cioè, Noi ti Sperti stiamo ancora è aspettando. rimasto male, ma è rimasto male. Ma gli fa un dissing, gli fa Sperti. Quando parte la canzone, quella lì dei Sound System, mi arrabbio subito. Non ce la faccio ascoltare. Cioè, ma poverino, veramente, cioè, io lo vedo turbato, l'ho sentito anche C'è con noi telefonicamente. Giuseppe Don Romino. Ciao Giuseppe. Buonasera. Oggi ce Ciao la Giuseppe. facciamo? Sì, stasera ci siamo, stasera ci siamo. Grazie di essere con noi. Giuseppe, ci dispiace se non ti stiamo facendo vedere il Napoli, o magari lo tieni anche in secondo piano, chi lo sa, o magari non te ne frega nulla. No, solo rossonero io. Ah, solo il Milan, a posto, quindi ieri ti sei tolto questo onere. Mentre hai avuto modo di buttare un occhio su Juventus Lecce ieri? Beh, Sì, l'ho vista, l'ho vista. L'ho come l'hai vista? vista e mi è dispiaciuto per come è andato il risultato, perché penso che sia stata una delle migliori partite del Lecce.
da quello che ho visto, perché se fa gol il Sì, certo. centravanti finisce 2-2 la partita, non ha rubato niente, quindi penso che è stata veramente una delle migliori partite disputate quest'anno. Daniele scrive Hulk, adesso il Lecce ha due Hulk nella storia, Hulk Don Romino e Hulk Baschirotto. Grande, grande Baschi. Sì, Ma ti sei mai incrociato con Baschirotto? quando lui stava a Viterbo io ero alla Ternana. Ma era già così forte? Si vedeva che era già strutturato, era già uno che poteva fare salto di categoria, sì. Andrea, vai. Giuseppe, ciao. Hai detto ieri hai visto il Milan, quindi di conseguenza anche la Cremonese. In questa lotta dico a 4 perché metto Cremonese, Lecce, Spezia e Verona. Ovviamente la Cremonese è un gradino sotto per i punti in meno che ha. Come la vedi? Cioè, a prescindere diciamo, dal tifo per il Lecce, ma un parere imparziale, come la vedi questa lotta salvezza? Secondo te chi rischia di più? Guarda, ieri io ho visto Milan Cremonese. Sì, il pareggio è quello che diciamo che la Cremonese è riuscita a strappare a San Siro. Ma se noi prendiamo la prestazione del Lecce a Torino e la prestazione della Cremonese ieri con un mezzo contropiede che ha fatto, penso che non ci sia paragone. Sicuramente è un campionato che si deciderà alla fine la salvezza, perché anche vedendo i calendari non sono semplicissimi per nessuno. Io credo che il fattore importante per il Lecce sarà il Via del Mare, perché conosciamo quello stadio e veramente può essere un'arma in più, una cosa che magari le altre squadre non hanno, ecco. Stefano. Ok. Ciao Giuseppe, Ciao Stefano. prima stavamo parlando proprio della partita, no? Di come si arriva a una sorta di finale come quella di domenica contro il Verona. Secondo te, giocare in uno stadio infuocato, è come dire, un fattore positivo che può sostenere i ragazzi in campo oppure potrebbe invece distruggerli psicologicamente dal punto di vista della tensione, della pressione? Allora, come hai detto tu, lo stadio pieno è sempre un'arma a doppio taglio, nel senso che i giocatori in campo devono essere bravi già dai primi minuti a portare il tifo dalla propria parte, soprattutto quando c'è una salvezza di mezzo, perché quando ti stai giocando un campionato che sei a vertici, io mi ricordo il famosissimo Lecce Paganese in Serie C, che già dai primi minuti si è capito subito che non ci sarebbe stata partita, ecco. Però eravamo per vincere il campionato. Dall'altra parte, quando giochi per salvarti in tutte le categorie, il pubblico, deve fare la differenza, ecco. Sicuramente dall'atteggiamento dei calciatori in campo dipenderà totalmente la prestazione anche del pubblico, ecco. Giuseppe, a parte quel inevitabile Lecce Paganese, c'è qualche altra partita che ricordi con molto piacere? Beh, sicuramente quella lì è quella della promozione, quindi è quella che mi ha lasciato un sacco di emozioni. Un'altra partita che mi ha lasciato tante emozioni, che ricordo, è stata Lecce-Foggia all'andata, l'anno prima, quando abbiamo giocato di sera, che c'era lo stadio pieno. Quelle sono partite che un calciatore penso che deve provare almeno una volta nella vita. Ecco, mi ha lasciato. Ma Lecce, quando noi giocavamo in casa, anche quei ragazzi che ci sentiamo spesso, quando il Via del Mare faceva il Via del Mare, io penso che non ce n'era per nessuno, ecco. C'è pochi stadi in Italia che sono comparabili. Andrea. Con chi ti senti spesso? Con chi sei rimasto in contatto di quella squadra? Perché Beh, con quel gruppo storico, con praticamente sui social vediamo che vi commentate, quindi io, c'è è rimasto. Ciccio, Sasà, che Ciancio, Pacilli, quelli diciamo con Luca Di Matteo, Drudi, siamo diciamo Marco Armellino, siamo quelli che siamo rimasti diciamo sempre in contatto anche per fare gli stupidi sui social, ecco, come dici tu. No, vabbè, i commenti fanno sempre piacere perché quell'anno è stato un anno
Magico perché ci avete tirato fuori da quell'inferno che era diventato davvero molto pesante, quindi è un gruppo che è rimasto nella storia del Lecce, Quello ha fatto inevitabilmente. la differenza, quel gruppo ha fatto la differenza, senz'altro. Stefano. Giuseppe, io invece ti faccio un'altra domanda. Cosa ti ha lasciato, mister Liverani? Allora, mister Liverani era una persona, secondo me, in campo molto preparata, nel senso che si vedeva che era uno che aveva fatto una carriera importante. Anche a livello di allenamenti, a livello di preparazione alla partita, ecco. Lui, secondo me, una sua grossa pecca che ha avuto è stata quella, diciamo, con i rapporti umani, ecco. Secondo me, lui a volte era ancora giocatore, quando invece, quando passi di là, devi fare il salto. Poi, diciamo che dall'anno che abbiamo vinto il campionato all'anno poi di Serie B. Chi per un motivo, chi per un altro, abbiamo lasciato quasi subito, diciamo, quella squadra. Però ecco, con Mister Leverani io penso che a livello di campo io non ho niente da dirgli, ecco, assolutamente. Sicuramente anche quello che sta succedendo ora nella sua carriera magari deve cercare di limare qualcosa, ecco. Giuseppe, ora abbiamo All'epoca, solo scusami, due. Vai, vai. no, ti volevo solamente chiedere questo. All'epoca, quindi, diciamo, questa situazione fu bilanciata dalla presenza comunque della dirigenza, della società che ha sostenuto la squadra anche nei momenti difficili, in quella mini crisi, insomma. Beh, assolutamente, penso che la dirigenza del Lecce è sempre stata perfetta. Ecco, da quando hanno preso questa squadra, io mi ricordo sono arrivato l'anno dopo che sono subentrati il presidente Saverio Sticchi Damiani, Corrado, Silvia, Dario. E quindi negli anni non mi ricordo mai un qualcosa della società che ha lasciato la squadra, diciamo, non dico allo sbaraglio, ma anche magari nei momenti di difficoltà. Ci sono quelle società magari che prendono le distanze magari da un allenatore piuttosto che da qualche giocatore. Loro, secondo me, hanno avuto un comportamento esemplare, soprattutto quando abbiamo avuto quella crisi, magari di quelle due o tre partite dove un campionato dominato magari ci stavamo complicando un pochettino la vita. Però poi dopo loro ci sono stati vicini, mi ricordo ancora quando siamo stati in ritiro a Roma prima di Reggio Calabria, che il presidente era lì con noi. E quindi lì capisci il valore della società e della persona soprattutto. La mia domanda era questa qui, volevo chiederti del ritiro di Roma, che ricordi hai di quei giorni, intanto ha raddoppiato l'Empoli. Perché il presidente ne ha parlato dicendo che Sì, ci fu ok. una mezza frase di Armellino della serie è finita, e il presidente ne impazzì dicendo no, non è finita per niente. Quindi Allora, volevamo sapere. il ritiro di Roma è stato qualcosa di. Sono quelle cose che ti rimangono dentro perché c'era la consapevolezza di essere una squadra forte, però c'era sempre quella cosa che diceva: ma se non vinciamo, ma se lo perdiamo, ma se lo buttiamo via, abbiamo dominato tutto l'anno. E poi sì, vi ricordo bene quella frase di Marco, ma Marco è il suo modo di parlare, no? Come se voleva essere rassicurato che ce l'avremmo fatta. E quindi, presidente, sì, mi ricordo che non reagì benissimo, giustamente. Andrea. Giuseppe, ma Banda ieri l'hai visto, hai detto, hai visto la partita, che te ne pare? Perché diciamo l'esplosività, il passo ovviamente non le dovute proporzioni delle categorie, però mi ricordo un po' Giuseppe Torromino, volevo capire che cosa ti pare, cosa hai visto Io e ieri che pensi di lui. l'ho visto veramente molto bene. Quest'anno non sono riuscito a vedere tante partite del Lecce, ho vista qualcuna e non l'ho mai visto così, sinceramente. L'ho visto molto ispirato ieri, soprattutto la giocata sul quadrato, non è una giocata normale quella. Quella è una giocata intelligente, una giocata da giocatore, ecco. Poi, naturalmente, come tutti gli esterni, ormai l'esterno moderno. Io non ho più l'età per farlo, quindi mi sono spostato un po' più centrale e a tutta fascia deve essere un attimino un po' più lucido quando arriva lì, anche quella giocata lì. Se lui non c'ha quella fretta di mettere quella palla forte che ha attraversato tutta l'area, ma si ferma un secondo,
Secondo me c'ha il tempo per mettere la palla dietro, però naturalmente con l'età che c'ha, fa tutto esperienza, ecco. Stefano. Ma infatti io da questo punto di vista ti voglio fare una domanda. Secondo te, in Serie A, cioè la differenza tra le serie, le categorie inferiori e la Serie A sta, diciamo, nei piedi, nella tecnica dei piedi, nel saper addomesticare la palla, oppure dal punto di vista atletico, cioè di una costruzione proprio del corpo diversa rispetto alle serie inferiori? Allora, io penso che negli ultimi anni il calcio è cambiato particolarmente, nel senso che ora Serie A, Serie B, la maggior parte delle squadre tendono a prendere il giocatore strutturato, il giocatore fisico, si vedono sempre meno giocatori più tecnici. Quindi la grossa differenza, secondo me, in questo momento è, a parte qualcuno, è molto fisica e soprattutto nel pensiero, perché molte squadre di Serie A, top club, magari due o tre giocate ti arrivano in porta. E lì, a parte la differenza tra qualità del giocatore, è il pensiero, no? Se tu sei più veloce a pensare, l'avversario magari lo mette in difficoltà maggiormente. Se tu ci fai caso in Serie A, prendo il caso del Milan perché lo guardo sempre, ecco. Il Brahim Diaz, tante partite, fa fatica. Fa fatica perché se è marcato da un animale, è difficile che lui fisicamente c'ha quello spunto. Magari in Champions League, dove ha incontrato squadre diverse, è riuscito ad avere quello spunto maggiore. Guarda il Napoli, la giocata che ha fatto col Napoli. Il Napoli non è una squadra che è molto strutturata là in mezzo. Quindi va bilanciata la situazione, questo è quello che penso io. Guarda anche Baschirotto. Baschirotto è un giocatore bravo, forte, che però fa del fisico fa la differenza. Quindi, C'è qualche giocatore che ti piace particolarmente di questo Lecce? beh, a me piace molto Gabriel Strefezza, lo conosco perché ci ho giocato contro anche in passato. E lui è uno di quelli tecnici che magari possono compensare, però è dotato di una grandissima tecnica. E ieri mi è piaciuto molto Blin, Sì. centrocampista. Ieri mi è piaciuto molto. Andrea. Centrocampista di contenimento. Io in realtà volevo farti una domanda collegandomi al discorso che faceva prima Stefano e facendo riferimento alla tua carriera. Secondo te come mai Giuseppe Torromino non è arrivato in Serie A a giocare stabilmente in Serie A? Cioè cosa ti è mancato per fare quello step in più? Se magari ti è mancato qualcosa, o magari è solo una questione anche di fortuna, di altre mille motivazioni. Allora, l'anno che ci sono stato più vicino è l'anno che a 24 anni, 23 anni, non ricordo, a Crotone, le prime 7 partite avevo fatto 6 gol ed ero stato accostato a diverse squadre di Serie A. Poi sono successe delle cose che ancora oggi non mi sono chiare, però dove ho cominciato a giocare di meno e quindi ho dovuto rimanere in categoria. Però io penso che nel calcio nessuno ti regala niente. Io sono soddisfatto della carriera che ho fatto. Sicuramente qualche errore l'ho fatto anch'io. Potevo fare qualcosina in più, sicuramente, ma soprattutto negli ultimi anni poi ho deciso di. Ho avuto anche la fortuna di vincere 9 campionati, quindi ho preferito magari giocare sempre per vincere. Cosa mi è mancato per giocare in Serie A? Ma io penso che la cosa più importante che mi è mancata è stata quell'opportunità, quella possibilità di giocarmi la mia carta. Penso all'anno che ho vinto il campionato col Crotone in Serie B, che ero praticamente in Serie A in ritiro. Lascia stare che poi c'è stata la chiamata del Lecce ed è stata un'altra scommessa vinta. Però anche lì non mi sono messo d'accordo per il mio contratto e poi la scelta di pancia, la scelta di sangue era quella di andare via. E poi sono stato felicissimo di arrivare a Lecce. Però magari quell'anno, abbassando la testa, avuto la possibilità di rimanere a Crotone in Serie A quell'anno con Mister Nicola. Qual è l'allenatore che gli ha dato di più in carriera?
Allora, beh, diciamo che tutti quanti mi hanno lasciato qualcosa. Ricordo, non so se voi vi ricordate anche sicuramente i primi mesi di Padalino a Lecce, vi ricordavate bene come giocava a Lecce, 4-3-3 è bello importante, offensivo. Mister Padalino è uno che sul campo è molto forte. È molto forte, poi ci sono state altre situazioni, ma ecco, sul 4-3-3 è uno che è veramente molto forte. Però se distinto così, un allenatore che veramente mi ha limato quei difetti che è mister Juric, l'anno del Crotone. Poi si vede la carriera Signora che ha fatto anche allenatore. Juric. Mister Juric è molto, molto, molto preparato, molto forte, molto umile, e sempre sul pezzo, un martello e tanta roba. Stefano. Possiamo dire che Andrea non gli è molto simpatico, possiamo dire Beh, questo. non mi è simpatico per i trasforzi Yuri? con Lecce, però. Sì, però come allenatore nulla da dire assolutamente. No, Come allenatore sul c'ha un campo nulla da dire. carattere, croato. No, no, infatti. No, io No, Giuseppe calma. ti volevo chiedere invece una cosa. Come ti vedi tra un po' di anni? Dove, come ti vedi? Allora, guarda, adesso l'obiettivo, se mi regge il fisico, è ancora qualche annetto divertirmi. Poi devo valutare un attimino qualche situazione. Nel calcio ti dirò, se c'è la possibilità di fare qualcosa di carino lo valuto, però per il carattere che ho io devo divertirmi e poi deve essere qualcosa che devo gestire io, ecco, deve essere una cosa dove mi piace determinare, un po' come quando sono in campo, ecco. Giuseppe, Ragazzi, Lecce non so. Verona, Esatto. come la vedi? Allora, non dico niente perché so che i leccesi, soprattutto gli amici miei, perché io ho un sacco di amicizia da voi, non dico niente, però dico sempre che forza Lecce, basta. Vabbè, basta questo allora, dai, basta questo. Grazie di Forza essere Lecce. stato con noi, Giuseppe. Ma figurate, è sempre un piacere. Un Ciao abbraccio. Un Giuseppe. abbraccio. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao, alla Ciao. prossima. Allora, l'Empoli, Comunque ho ragazzi, appena visto una Lugomir, fortuna disarmante. Cioè, io l'Empoli non fa so, io sto crossing vedendo la sempre. partita, davvero una Fa roba crossing. assurda l'Empoli. Cioè, robe che a noi non sono capitate in 32 giornate, sono successe in un tempo all'Empoli. Però vabbè, tanto l'Empoli fa niente, cioè, pensiamo alle altre, l'Empoli fa niente. Ah, stavo guardando che praticamente al San Paolo, cioè, scusate, al San Paolo, allo stadio Diego Allora, Armando, c'è il praticamente maxi schermo? c'è il de ma il delirio, È ragazzi. perché Cioè, c'era il maxi forse 8 maxi schermo a 5 euro tutto in beneficenza poi. c'è più gente rispetto che alla partita Ma contro. fidati, questi oggi non fanno il punto. Occhio, Allora, senti. guarda, no, ti posso dire una cosa, io spero che No, ma veramente. perché. No, spero che non sia studiata. Perché a me questa cosa mi dà un po' fastidio. Sto Napoli che, per carità, anzi, io vorrei Faccio quel che che voglio, festeggiasse per settimane, ma non vorrei mai che fosse una cosa studiata a tavolino, no, più che altro no? perché un punto a noi a quel punto ce lo potevano pure dare, no? Cioè, dico io. Stai dando punti all'Udinese che non ce n'aveva Vabbè, di bisogno. però troppo tempo fa, Andre. Allora, 4 giorni Stefano, studia la fa. Scusa. formazione, studia la formazione perché mo me la dici, la formazione che metteresti contro il Verona. Io ricordo Amazon Prime, abbonamento gratuito per sostenerci, per non vedere le pubblicità, per rivedere le puntate in differita. Forza Per ragazzi, vedere con questi Filippo Verdi. Dove abbonamenti. Vamos. Stefano Sozzo. fare la formazione? Sì, prima mi Pronto. dici se verrai alla conferenza stampa di Baroni. No, per forza, cioè per forza, ragazzi. Se non sbaglio, È la sabato. partita della pa per forza. Sabato? È 12:40. sabato? È sabato? Sì. 12:40. No, no, non dire sì, punto. Si sa, devi Sì, dire si sa. penso di sì. Penso di Sì. sì. Comunque, no, allora, partendo dalla formazione, secondo me, è abbastanza, cioè, fatta, Facile. abbastanza facile, quindi penso che il quartetto torni a essere quello di sempre.
Anche se devo dire la verità, Pezzella non l'ho visto malissimo. Guarda, io ti stavo dicendo la stessa cosa. E Pezzella, secondo me, sente anche molto di meno la partita rispetto a Giallo, che potrebbe avere anche qualche problema, magari un problemino di tenuta mentale. Mentale. No, no, però Nel aspetta, no, senso, beh, perché, beh, no, no, mi anche. stavo facendo troppo brutto. No, nella gestione, nella Nella gestione della partita, ovviamente. gestione della partita, se tu pensi di poter cambiare la catena di sinistra poi in corso gara, Gallo ti potrebbe permettere diciamo una gamba molto più Sì, no, fresca infatti. dopo. Se tu gli togli un po' quella pressione del primo tempo, perché Gallo secondo me la pressione del primo tempo la soffre, e nel secondo tempo invece potrebbe veramente Vabbè, dare quel però qualcosa in Stefano, più. devi anche pensare se poi stai perdendo, Giallo non lo puoi mettere. Quindi devi pensare anche di Vabbè, questo. ha già Cioè, capito, no, però io vabbè. però Pezzella, no, ma più che altro per dare fiducia, perché Ma comunque, guarda, no, ti dirò un'altra cosa, un minimo di aggiungo un'altra crescita. cosa. Aggiungo un'altra cosa. Allora, se tu ormai Oden lo vedi a centrocampo, quindi lo vedi come mezzala di sinistra, in realtà se noi abbiamo visto un po' di partite del Lecce, Gallo veniva utilizzato per lo più per essere, tra virgolette, il cervello della squadra. Nel senso, molte azioni sono partite, diciamo, dal cross di Gallo dalla sinistra. La presenza invece di Oden, da questo punto di vista, potrebbe compensare, diciamo, questa mancanza a sinistra, considerando che poi a destra avrai anche Strefezza, che in questo momento, cioè, che comunque è mancato nell'ultima partita, e che è quello che secondo me accende almeno le volate offensive quando si va a destra, come quando si va a sinistra si puntava su Gallo, e i cross di Gallo all'80-85% erano cross, diciamo, che comunque non precisissimi, ci potrebbe essere molto equilibrio con l'inserimento di Pezzella dietro. L'unica cosa che secondo me a Baroni non piace è che Pezzella non si spinge Non spinge troppo. tanto, no, è vero. Se arriva massimo a tre quarti, poi Però si da quelle ferma. parti ti gioca De Paoli, credo, no? Sì, Che ci mi sia sa lì, di o sì. Faraone o De Paoli. Quindi comunque è uno Forse che Faraoni forse. spinge parecchio, quindi comunque ci sta. Dovrebbe esserci Lazovic pure, cioè, non è destro, sì, No, Lazovic è Lazovic c'è destro, un'altra a parte, secondo sinistra. Oh, Verdi, Verdi. Ah, poi, me. Vabbè, cacchio. loro giocano 3-4-2-1, non 2-1, gioca il Verona. sì, 2-1. Ce l'hanno parecchi, Quindi diciamo che vabbè. l'esterno che però va sulla parte di Pezzello Gallo è Faraoni, poi Verdi svaria, quindi vabbè, loro, cioè il Verona ha preso come nomi, è una squadra di livello, ragazzi, Tamez, Verdi, Lazovic, beh, Faraoni Vabbè, e Montipone, la Zanetti, finisco. La finisco, io come non sono squadra non è d'accordo. male, eh. No, no, io ti sto La parlando di nomi, poi insieme è un altro conto come giorno, però ad campo non piace, vabbè, avercelo comunque, diciamo. Tamez noi, ad Oh, avercelo forse Faraoni noi, in difesa loro pure la hanno difesa. Yen che è Yen non è molto male. forte, però se togli Yen, Magnani, Cecchierini. Cecchierini da noi non giocherebbero. Quindi in No, difesa ma da noi Magnani Filippo, se tu dovrebbe venire a hai un Lecce. TT Baschirotto, cioè ora come ora è una difesa che scambi un po' in Serie A, eh. Cioè io scambierei un po' in Serie A un TT Baschirotto, ma lo stesso un TT Pondra ci hanno fatto una partita purtroppo, ma quella è una difesa da altissima Serie A. Cioè se penso nella Fiorentina che sta Quella è d'Europa dove sta, League. difenda con Igor, mi vengono i brividi. Vabbè, io finisco Ciao dicendo che Fabio, se vuoi poi entrare dimmelo. mettiamo Julmand a destra, Pareggiotto. Blaine, Pareggiotto. Oden a sinistra e poi avanti. Io credo che riconfermerà Banda. Ho questa No, sensazione. Sì, no, di riconfermerà. Francesco Strefezza si sa. Non lo so, ragazzi. Banda al 65esimo per dare lo sprint finale e per pareggiarla perché E sennò di capito. Francesco non se ne priva in queste partite che pesano, che serve No, l'esperienza. ma giustamente tra l'altro, Sì, secondo me no, va giustamente bene. perché Banda ragazzi può farti la partita della vita, ma può farti una partita penosa e al 45esimo spreco un cambio. Se lo metti al 65esimo con Davidovic stanco, No, considerando puoi che si avere un mette perché. Pezzella, io considerando che si mette Pezzella. Boh, vabbè, comunque vedremo. Carlo L'Asse. Spuona alla Bravo carica. Il Verona sulla carta è migliore Carlo, di dove noi, ma sta? purtroppo per loro giocheranno Carlo, a Via del vieni Mare, che allora. sarà Carlo, un entra in inferno nella loro diretta. tomba. Carlo, entra. Madò!
Carlo, se ci sono tre commenti che ti vogliono in diretta, entri. Facciamo, ragazzi, facciamo Ragazzi, questo fate venire commesso. Carlo, caricatelo, fidanzatelo. Inondatelo, inondatelo. Carlo, serve un sermone, Non come la sono prima. Vieni, Carlo. Anche Carlo, però tu pensa che giovedì scorso hai fatto quel discorso e abbiamo vinto. Cioè, perché mo dobbiamo sprecare tutto? lo stanno Contro la gasando, Juve non l'hai lo stanno fatto? fomentando, ragazzi. Oh, tre Vieni, sunti già, Carlo. eh. Dai, Carlo. Entra, mena, Carlo sta Secondo facendo me mosse, potrebbe entra. giocare Colombo, secondo me esiste, non va tolto per nessun motivo al mondo, però diciamo, ragazzi, tranquillizzatevi su Colombo, perché il ragazzo non stava bene nell'ultima partita, era reduce da un'influenza che non era cosa da poco, non è stato bene neppure i giorni prima della Juventus, ha giocato e non era al top, quindi non Però accanitevi su Colombo. ti posso dire una cosa, Vabbè, Filippo, ma che l'ha poi messa è la all'87esimo. stessa rosa dell'andata. Con Yen, non lo so se si sa, perché Sì, Yen è è uno vero. molto fisico. Tu ti ricordi dell'andata, giocò Non ha Rolando, giocò toccato un bene, pallone. e poi entrò Cissé, venne spalleggiato, poi entrò sul 2-0, sicuramente, però comunque venne Sì, ma sai, spallato Andrea, via. ti Cioè, non giochi lo so, sai. l'anima. Ti giochi l'anima. Lo Non so, puoi lo so, giri mettere l'anima. Colombo perché. Ma anche psicologicamente, forse anche se gioca contro il Cilivergue Mazzano, mi sta venendo così perché ricordo un turno di Coppa Italia di qualche anno fa. Forse vorrebbe soffrirla a prescindere. Poi, se lo metti in Io ti sto questa partita, parlando tatticamente, non ti sto parlando di motivazione. E infatti sono d'accordo con te, l'aveva messo Cissé perché sta in fiducia e tutto quanto. Però Cissé ha giocato non scrivete comunque cose sul 75. Vesuvio in chat, per favore. No, ha giocato 75 minuti contro la Juventus, no, anche di più, 85 minuti contro la Juventus 3 giorni fa, cioè 3 giorni fa quando sarà la partita. Quindi 3 giorni prima della partita, quindi comunque credo che abbia un'autonomia, non dico ridotta, ma non può farti 90 minuti altri, si sa. Quindi non lo so. Perché Stefano ridi? Grazie Pier No, no, Palmieri sto e leggendo i Tony commenti. Strascia. No, Ah. ragazzi, è partito un coro sul Vesuvio, quindi non mi sembra il caso di continuare. No, io pensavo avesse segnato il Napoli. No, anche No, io, ma però a non so casa come mia sia attacca partito. l'Udinese. Attacca l'Udinese e Lovric ora fa la seconda. Udogi. Lovric. Senti Andrea, comunque quest'asse nei confronti di Mister Juric deve attenuarsi, eh. Che non si sa mai Si attenuerà quando. No, Nella perché vita Juric futura, allegge. nella vita Potrebbe. futura. Vabbè, poi sarò felice di riprendermi. Ma io in realtà. Cioè, tutto nasce dopo il Genoa-Verona, quindi io sto aspettando Mortacci. il Verona anche per quel Genoa-Verona. Oggi vi ho messo Quindi anche il video di praticamente, quel Genoa-Verona. infatti, scusami, quindi la partita di Verona per noi ha un significato molto importante. No, Cioè, quasi Carlo, no, diciamolo. no, no, io non dormo la notte, Diciamolo. da 10 giorni non dormo questa partita. Io la sto vivendo, diciamo, in modo sereno, solamente perché la prestazione di Torino mi ha proprio. Sì, non ho capito, Stefano, ma sai come siamo, no? Sai come siamo? La Cioè, preparazione ero perfetta, poi. pronto a rivederlo il Lecce, cioè oggi me lo sarei rivisto. Se ci fosse stato il Lecce, me lo Mamma. sarei rivisto per la bellezza, diciamo, di una Però, vabbè, mentalità la puoi diversa, rivedere la nuova. partita. La partita la puoi vedere. Ma infatti, Dai. me la sono Però rivista, cioè, no, ti giuro, me la sono rivista in parte, diciamo, mi sono rivisto il primo tempo. ti posso dire una cosa. Il Verona è una squadra che gioca completamente diversa rispetto alla Juventus. Cioè, oggettivamente, il gioco di una squadra dipende anche dal gioco dell'avversario, no? È La così. Cioè, se prima tu affronti una. volta che non sto dicendo niente su quelli che sono i Oh. fattori negativi, no, sui fattori negativi del Verona. Arrivato, eh. Allora, io mi stavo vedendo scusa Stefano, se ti ho interrotto. Mi stavo vedendo la puntata e contemporaneamente Sky, dove non fanno la partita, perché purtroppo ormai ci sta da Carlo, zona. dentro qua il Bologna sta iureggiando qua e Junior, il smettila col Napoli vince. Vesuvio, te la sta dicendo l'ultima fiata, eh? Vai, Carlo. Allora, e poi ho sentito Carlo entra, ma ragazzi, io non so chi c'è ospite, non so nulla, No, no, abbiamo quindi. finito. Tu ci sei ospite, tu. Ah, non ci sta nessun ospite più. Torramino, Tra perché di noi siamo. avevamo un altro ospite, ma purtroppo c'ha. E mi Non avete potete più venire a scambiato per Lucci. Monicedda, che ancora una volta vi dico che non sono io. Quindi ancora una volta voi insistete con questa cosa. Vabbè, ormai, vabbè, andiamo avanti, dai. Vabbè, Carlo, Insomma, quindi noi no, volevamo un voglio po' dire, di fervore, di sangue, di infatti, anima.
Io sto sentendo un pochettino di pessimismo. Il No, Verona è no, forte. no, 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 non no, no. Vabbè, è pessimismo. una buona squadra, è vero, Carlo. Sui nomi è una buona Sì, squadra. il Verona è forte. Sulla carta è una buona squadra. Ma questi qua, come leggevo in un messaggio precedente, questi qua mo vengono a Via del Mare e trovano una bolgia infernale, trovano il cerchio dell'inferno dantesco a Via del Mare. Ragazzi, Carlo ha detto, come dicevo Citazione. in un messaggio precedente, l'aveva scritto Monicencia. Vedi, manco so chi l'ha scritto, manco so chi l'ha scritto, figurati, la mia buona Ragazzi, fede, si è smontato in ragazzi, diretta, Carlo. la mia buona fede, non sapevo nemmeno chi l'ha scritto questo messaggio. Troveranno una bolgia infernale, va bene? Questi non hanno scampo a livello emotivo, poi può succedere di tutto in una partita di calcio, ragazzi. Io non vi sto dicendo che l'abbiamo vinta, ma questi non avranno scampo dal punto di vista emotivo. Ci dobbiamo mangiare vivi. Allora, questi qua dobbiamo, già come dissi la volta scorsa con l'Udinese, guardarli dritti negli occhi nel sottopassaggio. Dobbiamo intimidirli nel O sottopassaggio. intimorirli Intimorirli qualsiasi pure. Si devono cosa. cagare addosso. Si devono cagare addosso. Questi qua devono venire a Lecce sapendo di essere retrocessi. Carlo, ma Non, tu, poi può succedere di tutto. quel Genoa Verona 3-0 dopo 35 minuti te lo ricordi? Scusa? Genoa Verona Sì, 3-0 dopo 35 minuti. Quindi bisogna vabbè farlo anche per certo. quel giorno, anche per Ah, quel cioè, giorno vabbè, il bisogna. problema, Andrea, che sai, i giocatori ne che hanno questa No, i giocatori memoria. c'erano, c'era Lazovic. Ah no, i giocatori nostri No, no, perché non c'era nessuno. Non nostri, c'era non c'era nessuno. nessuno. Ma Non c'era infatti nessuno. là è la gente che deve pensare a quel giorno, non i giocatori. Esatto, è la gente che penserà a quel giorno e sarà sicuramente trascinerà sicuramente la squadra come ha sempre fatto, ma domenica lo farà ancora di più. E come Carlo, vi sarà dicevo, tutto pieno, eh? ma secondo te come sarà la curva? Cioè, nel senso, come sarà Anche in Carlo carne? sembra un ospite, perché gli facciamo le Ti faccio le domande. domande, vabbè, Faccio dai, io, dai. uguale, c'è cancio, dai. Come sarà Dai, la dimmi vittoria? qua. Come te Osimhen, la immagini? Osimhen. Io Quindi con conto a l'1-1 fantasmi. vince lo scudetto? Con Sì. 1-1, no? Con Con l'1-1 vince lo vabbè, dai. scudetto. Tra l'altro, praticamente alla Dacia Arena sono tipo 50-50, ci sono solamente napoletani. Manco Sto vedendo così. moltissimi, sai? Beh, vabbè, Sì, immagino. napoletano. No, ci Buonasera. sono Di napoletano. testa? No, No, calcio no, tirato. d'angolo, tiro sul ripartito. Mischia. Mischia Scusa, e ma l'internet mio quanto è fiacco? tiro. Vabbè, no, Abbastanza lento. dicevo Carlo, cioè come te Che la vuol immagini? dire Io mi come? immagino, ti saccio, cioè, se entrano le squadre, Mi immagino un Lecce cioè, Brescia. Te lo ricordi Lecce Brescia? quelle coreografie importanti, cioè No, coreografie no, secondo no, me. no, 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 no. scusate, scusate, ho sbagliato, non coreografie intese, cioè nel senso come dire, quella presentazione della gara fatta, diciamo, come si fa, come la Curva Nord c'è sempre abituato a farlo, no? Fumogeni, diciamo, Però vi posso dire, ragazzi, una cosa. Io, Ruscetto, l'avevo se, detta contro l'Udinese, Ruscetto, ti stai contro l'Udinese, sbagliando. vi posso dire una Sì, cosa. Una siccome si è cosa. un po' si è addormentata negli ultimi tempi, no? Abbiamo visto comunque una curva un po' più, diciamo, silente, silente per varie, diciamo, questioni. Io invece adesso mi aspetto una curva proprio. Dormi tranquillo, Stefano, sai? No, Dormi ma no, tranquillo. io vi posso la dire una mia cosa, però, curiosità è ragazzi. vederla. Devi dire una cosa, Io di. no, perché voglio dire, è un po' controcorrente rispetto a questo. Io ci spero, ci credo e tutto quanto, però guardando solamente la storia del Lecce, cioè io penso che davvero il Lecce, ora Carlo, tu hai Maggio. anche un'età maggiore rispetto alla nostra, no? Hai più età. Quando mai alla quintultima giornata in Serie A ha vinto una partita decisiva e si è praticamente salvato? Quando? Mai. Mai, oggettivamente, Sì, ma mai con alla Mazzone, con quintultima De no. Rosso, Alla Luca Rossi, con quintultima Zeman. no. No, la quintultima no. Con Zeman fu Quindi, l'anno dove ci salvammo un pochettino prima, ma no? Se no, non so. però matematicamente con Zeman ci salvammo all'ultima giornata per quel Sì, 3-3. infatti. Matematicamente ci Sì. salvammo così, eh? Questo per dire cosa? Che innanzitutto non è una partita secca, quindi qualsiasi risultato si continua a combattere perché ci sono quattro partite altre. Qualsiasi. Secondo, non carichiamo la eccessiva pressione perché ok, Ma tutto no, ma chi ci quanto. sta No, no, a ma credere? no, però nel senso è una partita molto più importante per loro che per noi, perché loro devono per forza vincere a Lecce. Noi possiamo Certo. gestirla.
E questo può essere un bene anche dal punto di vista tattico, perché il Verona non verrà a Lecce per chiudersi, verrà a Lecce No, e però alza il Andrea, tasso di soffitto. guarda, ti posso dire cosa, mi sono stancato di pensarle così, che noi sempre, diciamo, Ho capito, Stefano, un po' con le mani però. avanti. No, non è No, mani avanti, no, non però è mani scusami, cioè avanti, siamo arrivati eh. nella situazione, diciamo, in una situazione tale dove veramente, cioè, ma perché cacchio non dobbiamo invece caricarla un po'? Perché secondo me il caricarla fa bene Se a ci tutti, sgonfiamo, perché quando la ridiamo così ci sgonfiamo no, sempre. Io ma c'ho che paura di quelle ma se partite così dove. sgonfiate, perché vuoi sgonfiare? Allora, questa è Perché una mentalità che però mentalmente ci siamo un po' accompagna. deboli. Perché Ma ci mentalmente siamo accompagna un po' deboli. sì, ma ci Mentalmente, accompagna la da squadra è tempo questa debole. mentalità. Ci Da accompagna da tempo sempre, questa da sempre. mentalità. Ma anche, diciamo, il mister a volte, diciamo, ha questa mentalità, no? Come per dire, sì, però, cioè, facciamo, andiamo forti. Io questa volta non è che ci credo perché c'è qualche motivo, perché so che il Lecce comunque si è ripreso. La direzione che ha preso, la prestazione di Torino, le scelte del mister, tante piccole Ma il cose, Lecce mi dal fanno. Napoli in poi Cioè, sta giocando. io adesso sono orgoglioso di questa squadra, Ma perché effettivamente il sto Lecce vedendo. da dopo Empoli ha fatto prestazioni dignitosissime. C'era il Napoli, il Lecce meritava il pareggio. Con la Samp strameritava la vittoria. A Esatto, Milano e a esatto. Torino un punto si poteva prendere. Forse l'unica partita Appunto, un po' Andrea. negativa è stata l'Udinese. Queste Cioè, secondo me la ragioni, per partita tutte queste peggiore delle 5 ragioni. è stata l'Udinese. Che abbiamo vinto. Ma Il infatti, paradosso. diciamo, la partita non va dominata dal punto di vista della No, prestazione, no, lo la so, partita va certo. dominata dal punto di vista del risultato. A Fangapo la vera prestazione, non ce ne frega più un Ora, cavolo ormai adesso. soprattutto, ormai soprattutto. No, Vai, voglio vai. Filippo, se vuoi dire. seguircelo comunque, Filippo, stai seguendo? Sì, frate mio, No, eh. io c'è Carlo che è un cane sciolto, quindi Carlo, vai avanti, No, un tranquillo cane che siamo sciolto. qui. Io, allora, io come te lo dissi prima dell'Udinese, sono molto tranquillo. Sono molto tranquillo perché vedo un Lecce vivo, vedo un Lecce che è concentrato, che sta sul pezzo, che ha capito che deve lottare con chiunque, perché l'abbiamo visto con l'Udinese, con la Sampdoria, l'abbiamo visto pure con la Juve, no? A Torino. Quindi io sono molto tranquillo. Poi ripeto, durante i 90 minuti può succedere di tutto, ragazzi, anche cose Anche quello, eh. imprevedibili, Anche no? E lo quello. so. Però sono convinto dell'atteggiamento di noi. Cioè, tu dici, Andrea, non carichiamo troppo la partita. Nessuno la carica, perché questa partita si carica da sola. Nessuno la carica, Andrea. Che il tifoso si aspetti un risultato Sì, positivo da però questa il partita è mugugno al primo normale. errore, Ma dovessi quando? passare Allora, sotto il fischio. dai, Parlo, su, sono cose Mugugno. che succedono a Lecce, eh? Sono cose che succedono. Sì, ma non si tratta, secondo me. Non in queste partite, Andrea, Cioè, non in queste ora, per partite, dire, no? non in Poi queste partite. ognuno è liberissimo di giocare Non come vuole, si. perché la No. gente pare il biglietto e ha ragione a fare. Però, oggettivamente, la pioggia di fischi che è arrivata a Colombo contro l'Udinese, secondo voi Sbagliato. è una cosa normale? Cioè, secondo me È no. Secondo, sbagliatissimo. poi, io ripeto, la gente paga e può fare quello che vuole, e ha ragione a fare quello che vuole. Però, e sono convinto, che se col Verona... Ah, stai perdendo 1-0 al 60esimo ed esce C6. C6 viene inondato di fischi perché funziona così e non va bene. No, 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 Però no, aspetta, Andrea, aspetta, non Andrea. No, Andrea. secondo me l'unica differenza, sai qual è? Che comunque quella di L'atteggiamento, Verona, ok. no, quella di Verona sarà come se fosse una finale, cioè verrà Però vissuta secondo me non che è. Però, però è se troppo sbagli presto per vivere farai. così. Però è troppo presto per vivere così. Perché hai comunque quattro partite. Cioè, non è. Già lo Spezia è una Non è una partita finale. più Però pensaci, se questa di. finale. No, però ascolta, se questa partita fosse vista come finale, sarebbe meglio. Cioè, prima di facciamo Giocherai? questi punti, Non meglio è. so, ma le finali le Non vinci è. tu? Sei sicuro che la vinci? Noi le finali poi in realtà abbiamo sempre Inter. Cioè, nel senso, poi lascia perdere, diciamo, quelle piccole. Frosinone e Carpi. Eh no, però quando hai Vabbè, vinto Frosinone e comunque. Carpi sono passati No, 10 anni, infatti, c'è non la ha senso. No, vabbè, è la prescrizione. prescrizione, oh. No, il discorso è che comunque quando tu hai avuto la necessità di fare quel risultato, il Lecce l'ha fatto. Il Lecce di Baroni sì, perché col Pisa l'anno scorso, per esempio, No, facevamo un ma in partitone. generale, cioè anche, diciamo, negli ultimi tempi, comunque quelle partite che dici questa non la posso Beh, con la Samp, sbagliare. non la dovevi sbagliare, l'hai sbagliata. Ma Poi, siamo già. se parliamo di risultato, se Eh parliamo di no, però risultato, perché siamo poi. già, diciamo, nell'arco del campionato. Là comunque, diciamo, eravamo, tra virgolette, nel pieno campionato, soprattutto alla fine di un periodo, alla fine, insomma, nel bel mezzo di un periodo difficile.
Beh, io invece quella partita di domenica la vedo una partita come se fosse, cioè, una finale per una coppa. Non è una finale, Stefano. Non è una No, finale. io dico che se la tu la Tu vivi che in la questo vedi modo è tu la stai meglio. vivendo così. Non è meglio, La sto secondo me, vivendo perché no, così. le finali non è vero che le Brava abbiamo Vittorio. sempre vinte. Non è No, vero che invece le abbiamo no. sempre vinte. E tu dimmi quale finale, San Benedetto, tu manco te le ricordi queste qua, che sei giovane. Ma partita contro il Palermo, le partite L'unica. con Palermo, il Palermo, le partite di playoff, diciamo, Albino Leffe, Albino partite. Leff, basta, poi ora abbiamo Leffe, iniziato. comunque l'Albino Leffe non abbiamo vinto 1-1, facemmo. Gianni 1-1, Munari vabbè. di tanto rosia al lato, Cioè, al 119esimo. questo noi abbiamo il grosso vantaggio di arrivare con 4 punti sul Verona, che è quello che auspicavo io qualche giorno fa, non so se vi ricordate, perché arrivare con questo vantaggio è importantissimo, non solo Però, per il. ti dico una cosa, questo vantaggio domenica non deve valere niente. Su quello sono d'accordo, nel senso che tu non devi ragionare come ho Ma già 4 Ancelotti punti, sullo no, pareggio è posso pareggiare, sbagliato, perché se proprio no? No, pensi posso pareggiare la perdi la partita. no. No, Tu devi l'atteggiamento giocare non per deve vincere. cambiare. Sì, Però l'atteggiamento non ovviamente deve 4 cambiare. punti, Io perché ti quello ricordi dico. con Corini, no? Avevamo 4 punti, abbiamo finito l'ultima giornata, non saliva più perché non potevamo già più salire. Quindi 4 punti dipende da come li gestisci. Cioè, li devi gestire con la consapevolezza di averli, ma non con l'arroganza di averli. Devi dire, ce li ho, ma non contano niente. Andare come Sì, un ma trattore devi andare, non come un possiamo trattore. cambiare atteggiamento, dobbiamo usare sempre il nostro atteggiamento, cioè quello di pressare l'avversario sulla Come metà ieri. campo, Come ieri. come Però abbiamo loro. fatto ieri. Però Cioè, loro sono una ieri squadra il Lecce diversa. di Baroni ha dato lezione, quando è stato ieri? Sì, ieri. Sì. Lezione di calcio ad Allegri, ha dato lezione di calcio ad Allegri. Ci sono Carlo, ma state. ad Allegri danno lezioni di calcio tutti, per poi Allegri vince le Vabbè, partite mo è però. diventato un Poi. ciuccio Allegri, tutto te parlo, è diventato un ciuccio. Stanno di. No, nel Da senso quest'anno che Allegri è un per il ciuccio. giorno È che un fa, bravissimo allenatore, per il Andrea. giorno che Vai. fa. Ma Carlo, allora, hai visto che nel secondo tempo c'erano Vlahovic e Di Maria quando poi sono entrati gli altri davanti, stile Casertana, e noi e loro tutti dietro, che rilanciavano la palla e ripartivano in contropiede. Cioè la Juve così ha Vabbè, ho impostato la capito. partita, non che noi Sì. l'abbiamo costretta a giocare così. La Juve ha impostato la partita così, dicendo tanto questi il gol non ce lo fanno, e infatti noi gliel'abbiamo fatto. E in contropiede ripartiamo e glielo facciamo. Poi loro nemmeno ce l'hanno fatto e vabbè. Ma alla fine chi ha vinto? Hanno vinto loro, vabbè, perché c'hanno qualità, perché hanno vinto con E un perché gol su giocano così secondo te? punizione, perché c'hanno chi le sa tirare e noi no. Carlo, per favore rispondigli perché non abbiamo vinto. Perché là davanti, quelle occasioni, diciamo, clamorose, quella devi segnare con un No, ci sono giocatore. state, E ci lui, sono state. ed Allegri secondo te Ti non faccio lo sa? parlare, Che a Lecce li lascia l'opportunità, e Lecce comunque 9 volte su 10 non la mette Andrea. dentro. Lo sa. Ci sono state, che poi l'abbiamo detto pure nel post partita, ci sono state delle situazioni in cui abbiamo sbagliato dei contropiedi, degli appoggi banalissimi, che io là mi sono chiesto, no? Ma qua Baroni, che noi lo stiamo criticando tanto, no? Da un po' di tempo che lo stiamo criticando. Ma che qua, se avesse invece, che ne so, Malè, invece di Malè avesse un altro giocatore, no? Sto passaggio, stazione, come andava a finire? Cioè, non so se ve la siete chiesta sta cosa voi ieri, No, perché gli poi il abbiamo gioco risposto c'era. con Marco. Ma è Il gioco sempre così con c'era. Marco ieri. Carlo, Ancelotti vince perché c'ha i fenomeni, poi è un bravissimo allenatore, ma se Quindi, Ancelotti vede il Lecce non appunto, vince la Champions, vuol dire, quindi a loro hanno paragone degli altri. vinto con. Andrea, un gol su punizione perché hanno chi le sa tirare e hanno vinto con quell'Eurogol di quel cadavere che non segnava da mesi ormai, quel cadavere che non segnava da mesi, e ieri, perché noi risuscitiamo anche i cadaveri, ha fatto quell'Eurogol. Questo è il discorso, se no non ci vincevano la partita. Però Però Carlo, ieri purtroppo hanno ti ricambiato. abbiamo detto con Marco, cioè quel non chiudere l'azione, quello è un problema, diciamo, di allenamento. Il fatto di non riuscire a chiudere un triangolo e andare in porta, No, io non sono d'accordo con voi, di Stefano. tirare verso la porta, quello è un problema, diciamo, di allenamento, di Allenamento. mentalità. Andrea, ma che cosa dici tu e Marco? Cosa dite voi e tu e Marco? Quell'allenamento, perché secondo te, se invece di un'ora di allenamento al giorno ne fanno due, quel passaggio riescono a No, farlo? lui ti dice di no, intensità di tecnica allenamento. di No, base, io diceva ti sto Liberani. dicendo, esatto, Ah. tecnica di base, bravo Ah, sì, infatti, tecnica di tecnica di base. E base. dici, perché dici No, ma allenamento? Così si dice, allenamento si dice. No, era più allenamento, cioè, se gentile. tu durante l'allenamento, diciamo, non alleni, Ah, fai una dovevo tecnica di intuire. base. Vabbè, Stefano, la tecnica di base l'allenano
ai giovanissimi, agli allievi. Ormai, voglio dire, Scusa, non è manco dei livelli. Scusami, Andrea, Pezzella ci non è che sono. deve imparare a tirare No, dal destro o dal sinistro, ci sono cioè, dei quello livelli. è Pezzella. No, 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 ci sono dei livelli di allenamento. Cioè, il livello di allenamento, diciamo, del tiro verso la porta è il livello di allenamento dove l'allenatore dà, diciamo, quelli che sono i punti di riferimento per chiudere l'azione. Se non chiudi, sì, infatti, Filippo, se non Siamo chiudi d'accordo. l'azione, secondo me, allora Forse la vuol dire succa di che latte, Filippo. l'allenamento è monco. Perché? Perché se tu non vai a tirare, a chiudere quell'azione, c'è qualche problema. Ma secondo me Questo è perché proprio una dico. questione di intensità di allenamento, di cattiveria. Cioè, nel No, senso che tu devi andare no. lì e devi andare No, a concludere, a è come chiudere. se, no, è come se allenasse una parte, diciamo, della fase, cioè quella di non possesso, che lo fa benissimo, la Quello la fase fa di benissimo. possesso, diciamo, lasciata un po' al caso, o meglio, scusatemi, mi sistemo, lasciata all'attività del singolo. E infatti, quando Il il Lecce ha singolo. avuto il singolo che ha funzionato, tutto bene. Se il singolo non funziona, questo faceva pure in Serie B, cioè il Baroni gioca sui singoli, l'anno scorso mi ricordo i gol di coda inventati, mi ricordo i gol di Strefezza inventati, quest'anno Strefezza se li inventa in Nwoku, però diciamo Vabbè. è vero pure che non è che si può inventare ogni In Serie A. partita, ma il gioco di Ragazzi, ma un Baroni po' si fonda su questo, si fonda Ma perché, sul scusa, gli altri giocare del giocatori singolo. lo fanno? Ieri Strefezza sarebbe servito parecchio, perché Infatti. potevamo creare molti più pericoli da quella parte. Gli Però altri allenatori. Forza Lecce dice una cosa, da ieri siamo comunque, diciamo, sulla stessa Cosa ha linea d'onda. Ha detto? detto Non ho una cosa sentito. Non ho giusta. Ha visto. detto che ieri, diciamo, il Lecce si è allenato tenendo la palla tra i piedi, cosa che beh, ha fatto poco in questa parte di stagione. Ma ormai Ma io, il cioè, se possesso palla fosse quanto è stato ieri? Credo abbastanza alto, abbastanza 40, pari, no? intorno ai 45, intorno ai Forse è stata la partita in cui 45-42. l'abbiamo avuto più alto, guarda, perché Il ci sono Lecce stati è dei la tratti. squadra. Il Lecce è la squadra che ha il possesso. Forse la squadra o tra le 45. squadre. 45. Quindi stavamo là. Però secondo me, diciamo, io adesso non voglio più parlare di situazioni Baroni, del gioco, Io ormai sono confido in quelle che sono le motivazioni e l'atteggiamento che è stato, secondo me, ieri da premiare, doveva essere premiato almeno con il pareggio. Domani non c'è Purtroppo. inconvocabile, quindi questa sarà l'ultima diretta prima di Lecce Verona. Vabbè, poi Si facciamo è tutto ritirato quello malato Vittorio che Murra. Si è ritirato malato. comunque, ragazzi, davvero gol da Paredes, guarda, se mancava le segnasse pure Miretti, stavo a posto. Miretti non ha avuto nella sua carriera lo stesso numero di occasioni che ha avuto ieri, cioè incredibile. Che devi Incredibile. fare, Diego? Quello Vabbè, però peccato. Cioè, comunque io Paredes là la sono. barriera. Non Paredes ha ci credo, sta sbagliato. palla come ha fatto a non entrare, ragazzi. Comunque Meno Empoli penso male, che è andato a Filippo, dai, tanto Lourdes. siamo 2-0 ormai, Empoli ci penso che è andato a sono Lourdes, mamma mia. i nostri. L'Empoli si è salvato, Filippo. Da lui si è salvato. Sì, no, si è salvato andando, grazie alla ciuta è venuta a Lourdes, si è salvato. Noi, Però guarda, la sentivo. fortuna che ha avuto oggi non l'abbiamo avuta, credo, in 15 anni noi ce l'abbiamo. Tutti gli episodi a favore Romeo Giroud. Incredibile. Mi ricordo che qualche tempo fa si dice, cioè, mi ricordo che l'estate scorsa si parlava di un possibile avvicinamento di mister Zanetti, no, a Lecce, e qualcuno, diciamo, ne parlava Beh, è male. un bravo allenatore Zanetti. Cioè, A me Zanetti con una piace. squadra modi, lasciatemelo passare, ma l'Empoli, cioè, certi giocatori, cioè, se li vedessimo a Lecce, veramente, C'è il guarda. pupillo di Carlo, però, eh. C'è il pupillo di Io Carlo. non sono un Chi è Parisi? fan di Chi è? Ah, Zanetti. Pac Pac Pro. Ha pure segnato Ak Pak Pro, eh? Cioè, ha O no? giocatori che. Ma ha segnato perché la Certo. palla l'hai sbattuta sulla testa, Carlo. Non la Ah, voleva allora manco sì. prendere. Si è girato e l'ha presa di qua. Cioè, non voleva Allora sì, manco prenderla. mi sembrava strano che Ak Pak Pro avesse segnato. Dai, su. Io non sono un fan di Zanetti. A me Zanetti è un allenatore che pratica un bel calcio, però la sua carriera parla che è salito perché Mancoso ha tirato un rigore in curva. Se Mancoso segna quel Vabbè, rigore, ho l'Empoli capito, del Filippo. Venezia di Zanetti non sale. Significa. In Serie Capito, A Filippo, ma arriva il Venezia di penultimo, Zanetti. poi va all'Empoli. L'Empoli che ha uno status superiore a Lecce, e prima di questa giornata stava primo da noi. Per me Però fa ti posso giocare dire bene una la squadra, cosa. ma non è un allenatore che mi fa impazzire Zanetti. Non è Zanetti, guarda, prima di Venezia aveva fatto una promozione, non so dove in che. C, o Vabbè, lui ha comunque aveva fatto molto. fatto. No, Vabbè, l'Ascoli aveva comunque, io. salvato, Lui ha forse fatto qualcosa del Ascoli. genere. Sì, ma era stato pure in C prima. Vabbè, comunque un allenatore che si è fatto, nel senso comunque ha fatto un po' di carriera di gavetta anche, quindi
E comunque, ok, siamo d'accordo che siamo ancora su una sbagliata rigore, Lecce passa e il Venezia esce, però quel Venezia era oggettivamente 10 volte inferiore a Lecce, perché il Venezia giocava forte di Mariano, Malè, Johnsen, che poi ha fatto una carriera Ma tu sei normale, c'è sicuro? Caroni, c'è Ma tu sei da Filippo, sicuro? dai, che aveva? Che squadra Andrea, ma aveva? C'era quell'Ecce una chi squadra aveva? molto Che normale. giocavamo con Paganini e Zala giocavamo, con Nikolov Ho capito, giocavamo, Filippo, ma avevamo, con vabbè, Nikolov Pistoiane no. giocavamo. Avevi Tarsidis, avevi Mamma Pezzinari, mia, avevi Marcoso, Filippo. avevi Lucioni, Zuta, avevi avevi Meccariello, Zuta. vabbè, ho capito, avevi Calderoni, avevi Gabriel, cioè la squadra era forte, poi Una squadra forte. era forte, era molto più forte del Lecce del Sassuolo l'anno scorso, secondo me. Ma non è vero, ma non è mai Sulla carta, vero. ma ti sto parlando di carta, non ti sto Assolutamente parlando di poi squadra in no. Sul campo, però di centrocampo, carta sì. sul centrocampo soprattutto. Maier, Tarsidis, Mancosu era un signor centrocampo che poi nessuno ha fatto la buona stagione, quello siamo d'accordo. Però Pisacane. Pezzinari Questo per Coda, cioè che dire. attacco era Pezzinari Coda? Il Cioè, per Napoli dire, stava diciamo, segnando. Pisacane. Diciamo, si fa riferimento, no, ad allenatore. No, Guigio intanto comunque ha praticato, perché lo ha fatto, un bel calcio con una squadra veramente che santo cielo, cioè, Chi? Zanetti non dici? era una squadra. Sì, Zanetti, soprattutto con quest'Empoli, ma anche col Venezia, ma anche con Beh, quest'Empoli. l'Empoli qualche individualità ce l'ha, perché comunque E Parisi soprattutto è è un riuscito, terzino ad avercelo, per ma è dire, riuscito a diciamo. esaltare alcune individualità, anche Baldanzi, per esempio, L'Empoli ha l'attacco fatto non ha. L'attacco 3-0 Cambiaghi. a proposito, questo A è un proposito, giocatore fortissimo, cioè fortissimo. 3-0 Empoli. Beh, Cioè, un giovane 3-0 la Bologna. paragonalo, adesso diciamo con i dovuti accorgimenti, a Colombo, Sì, sono due giocatori diversi, però sì, l'età è quella, Eh diciamo. no, 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 io dico, diciamo, nella gestione del Concettualmente. ragazzo. Sì, no, ma Cambiaghi a me piace un sacco. Cioè, Cambiaghi è davvero forte. È stato sfortunato, quest'anno si è fatto male, ma è un giocatore forte, davvero forte. Sì, ma il ragazzo, diciamo, l'under 21, se tu non lo gestisci, è un ragazzo che purtroppo, cioè, per carità, sarà forte, avrà, e infatti Colombo dal punto di vista del piede e anche fisicità, è un giocatore Forte. pronto, diciamo, finito. La capo però è un po' come ballerina, Però perché vi ricordate l'anno scorso Colombo fece la stessa stagione? Ha fatto 6 gol nel girone d'andata, poi crollato, crollò la spalla pure, quindi crollò la squadra, ma lui va accompagnato, deve purtroppo crescere un sta cosa l'ha giovane. confermata pure Baroni, che deve stare tranquillo, quindi vuol dire che c'è una cosa, Sicuramente, vabbè, è giovane, soffre un molto giovane. pochettino, è giovane. So, poi guarda, Andrea, e la piazza di Lecce non è la piazza Sì, ideale per crescere. esatto. Cioè, No, cioè, non è se io Empoli, fossi non è Empoli. un giocatore giovane e mi proponessero di venire a Lecce piuttosto che a Empoli, mo che hai detto Empoli, io andrei ad Empoli, non ci verrei a Lecce. Ma Dipende qua che siamo tipo tutti sei, no? arrabbiati, Dipende che tutti tipo sei. Se è un nervosi, tipo che vuole stiamo la tutti incazzati. motivazione, che No, vuole no, no, giocare io con andrei. 30.000 persone, va a Lecce. Se I vuoi giocare sudamericani, senza grande pressione, con una piazza che se ti uno è un incontrano per tipo, strada e ti applaudono, vai a Empoli. Dipende come sei, allora, no? Andrea, se un giovane vuole, sa di avere delle potenzialità e vuole sfondare in Serie A, vuole crescere, però sta alla sua prima esperienza. Io personalmente non sceglierei Lecce, perché questa è una squadra, è una piazza difficile, è una piazza difficilissima, paragonabile ad alcune piazze più grandi, tipo Roma, tipo Lazio, tipo Però è una piazza Napoli. No, redita tanto, redita allora, parliamo di assolutamente. Piazza non ce sviluppo l'hanno. di giovani, Empoli, Sassuolo, vai là Top. in tranquillità, società che punta su di te, nessuno gli rompe le scatole. Bra, Poi è chiaro, Udinese Lecce, che comunque è un pure progetto tecnico con Corvino, è sicuramente adeguato. Però, come dice Carlo, anche lì è adeguato per crescere, e lì comunque certo. sia non c'hai il tifoso che ti fischia, non c'hai, perché comunque Sassuolo manco riescono a farsi sentire quando fischiano, idem Non Empoli. esistono a Sassuolo, Quindi Filippo, non è che non si sentono, ma non ci ci sono sono. tante piazze, anche Cremona è una piazza che A dovrebbe crescere. Udine Perché pure. Udine, cioè Udine se è stata 30 anni in Serie A, c'ha Ne stanno 6-7 mila tanti. tifosi. L'altro giorno c'era un giornalista dell'Udinese, 250 persone da Udine e basta. Ci cioè sono piazze molto È tranquille, ma quello, è.
E così. Cioè, Lecce comunque sudamericani, serbi, croati, quelli li ha sempre, Perché sono diciamo. perché sono La ragazzi roba di Colombo che delinquenti. non vale. Corvino fece la conferenza stampa, Luigi non vale, Luigi non serve, ed era ancora agosto. Quindi ad agosto già Colombo era etichettato che non vale. Era Adesso subito questa dopo il cosa non Napoli, sarebbe no? successa. No, Dopo il dopo Napoli, dopo l'Inter. il gol, no, No, dopo il già gol al dopo il Napoli Napoli. perché aveva Sì. segnato, no? Disse non vale e fa quel gol. Aveva segnato. Sì, ma perché purtroppo a Lecce poi abbiamo poca pazienza, i giocatori li etichettiamo subito. Se uno, lo stesso Olivieri, che poi, voglio dire, non è un fenomeno, però lo stesso Olivieri a Lecce ha vissuto l'inferno ha vissuto. Perché ogni parola, cioè non è facile giocare così, eh. Cioè non è facile Che sto giocare con la dicendo pressione io? addosso. Cioè Io che Colombo, sto dicendo? quando entrerà in campo a Lecce, dopo i fischi dell'altro giorno, è un pochino, no? Cioè, non è la stessa cosa che Allora, io entrare. ho la sensazione che il Lecce è come un percorso universitario. Allora, se tu fai il primo esame da 30, allora diciamo i successivi sono tutti 28, 27, 30, nel senso che comunque vai sempre la media alta nella considerazione delle persone. O meglio, che le persone avranno di te, perché diciamo quel gol che sceva contro il Parma, cioè lì si fece E portare tutti conquistato, dietro, e gli avevamo conquistato. acquistati, cioè, lui poteva fare qualsiasi cosa, e nello stesso tempo questo ti aiuta a avere sempre prestazioni migliori, a fare sempre meglio, perché poi la mente incide tantissimo, cioè se io Però vedo uno spazio Tabanelli a fatto Banelli. malissimo, fischiato, poi lui si è messo sotto e ha cambiato È un caso, è stato un caso. Forse a Lecce non è mai Però, successo una cosa del genere. ragazzi, ve la ricordate l'intervista a Tabanelli? Quando facemmo un'intervista a Tabanelli, che lui arrivò a casa e disse alla moglie: io ho delle Ho fatto sensazioni schifo, positive. però aveva fatto Dice: ma schifo. come, hai fatto schifo? Tu hai delle sensazioni? Sì, io ho delle sensazioni. Cioè, se uno è di testa così, che riesce a mettersi alle spalle le difficoltà, riesce. Ma se uno invece è poco fragile e sente il peso dei fischi, sente la responsabilità, guarda che rimane sotto, eh. Rimani sotto, cioè essere giovani, perciò ti sto dicendo, è difficile a Lecce, è molto difficile. Ma vedi Yulman pure, io mi Vedi Filippo ricordo che Verri, guarda Filippo Verri, per essere giovane cioè Lecce è difficile. Yulman, mi ricordo che entrò la prima partita e conquistò tutti, cioè non Fece so, dipende tante quel tocco di cose. suola, Fatto il ruolo, eh. Esatto. tocco di suola e lancio bellissimo, ancora ce l'ho nella mente quel giorno. È vero, è Con vero. l'Empoli, tra l'altro, Empoli Lecce. Con l'Empoli. Era Vabbè comunque Filippo, stadio vuoto. ti vuoi vedere la festa del Ma Napoli non c'è un oggi? messaggio Oh. possibile che non ci sia un messaggio che scrivono i nostri amici tifosi appassionati? E tu sei l'ospite, nessuno ti ringrazia, nessuno Ma ti quale saluta, ospite? La nessuno si passione ricorda di porta te. pressione. Empoli Sassuolo, un pubblico di morti, non si Bella, può volere tutto. bello. Dopo cappellate degli ultimi mesi, confermereste No, Falcone? cappellate, ragazzi, ci ha fatto. Cappellate mi sembrano esagerate. Insomma, io voglio bene a Beh, come Marco le vogliamo Bera. chiamare, Andrea? Carlo, nel corso di un Cioè. campionato, Falcone. Allora, io dirò oggi che siamo alla 33ª giornata, spero non mi smentisca. Falcone ha dato più punti a Lecce di quanti ne ha tolti Sì, ad indubbiamente oggi. sì. E Su quindi, questo se non c'è faccio il dubbio. bilancio, lo confermo. Perché Io mi tanto, sono quale rivisto l'altro portiere da giorno, Lecce? ragazzi. Ho rivisto Udinese-Lecce dell'andata, che pareggiamo 1-1 e storicamente mi è rimasta come partita che meritavamo, potevamo anche vincere. Dall'85esimo al 92esimo Falcone fa due parate che la palla era entrata Su praticamente. Pereira una, no? Eppure Ah, io mi ricordavo voglia. che meritavamo di vincere. E là ci ha portato Vabbè, un per i due punto. pali. Per i due pali. Ha Bellissimo. E voglia, quindi, guardare ragazzi. Falcone con la Roma fa una parata sul Shaarawy, o Falcone con l'Inter fa delle parate clamorose che poi vengono purtroppo annullate dopo il gol all'ultimo. Se no Falcone con l'Inter ti fa prendere un punto da Sì, solo, mi per ricordo. dire. O pronto l'errore di Falcone. Leao errore, quello sul 2-2 col Milan, Se l'1-2, vogliamo dire a Verona però che lui battezza il primo palo e poi va sui vabbè, Lazovic, però. con l'Atalanta errore netto, col Napoli errore netto e secondo me ieri errore netto. Ti ha fatto Mica su 3-4 errori, pochi, però. 3-4 errori
abbastanza aspetta, pesanti. però quello di ieri, Beh, diciamo, Stefano, non è quello clamoroso, non è clamoroso. però la barriera la devi mettere bene, dai, oggettivamente. Per un portiere non mettere la barriera bene, cioè proprio da pulcini. Non è manco L'ha fatto anche da Carnesecchi 2 ore dopo, eh? Però Andrea, tu se mi dici errori è una parola pesante per un portiere, errore, Secondo me ieri lui ha responsabilità. Se mette l'uomo, quello non lo prendi perché la punizione è bassa. Cioè, la punizione non è che dici passa la barriera, la punizione passa accanto. Mancava proprio l'uomo. Cioè, quello è un gol no, ma io lo preso per so, colpa tua. me lo dici, io l'ho visto in Però diretta, Pongracic, secondo me. ragazzi, stagione pressoché finita. Non contiamo il Pongracic. Quindi, quattro errori Posso dire una cosa pesanti. su questo punto? Che diciamo, noi ci aspettiamo una, diciamo, come dire, delle notizie, diciamo, più certe, più chiare. No. Un Allora, ricondizionamento Pongracic, no, dico sta Pongracic andando. ha subito diciamo, un infortunio ulteriore, si è aggravato, perché Ma le perché, tribune Stefano? dicevano. Ma che vuoi sapere di Dicevano. Pongracic? Sapevo che, diciamo, con Pongracic i primi di aprile sarebbe stato in campo. Ma Beh, chi te no, l'ha detto questa questo cosa? l'ho Lo visto, sapevi tu? questo no, Se questo andate a lo vedere. dissero, ma a gennaio, prima Sì, dell'intervento, poi era qualcuno l'ha operato, ipotizzabile. va poi visto in campo, non tutti No. reagiscono allo stesso modo dopo gli interventi, cioè, loro lo dissero comunque, tornerà le ultime Vi giuro che giornate. vi trovo le dichiarazioni nelle quali si No, diceva ma tu che hai Pongracic ragione, però voglio sarebbe tornato ad Pongracic. aprile. Pongracic da fratturato, è stato portato in panchina con la Lazio, da fratturato. Quindi le dichiarazioni del momento lasciano un po' il tempo che trovano, perché ripeto, Baroni prima di Lecce-Lazio, quindi un girone fa, vabbè, è asimmetrico, però più o meno, disse Pongracic c'è un problemino, ma va in panchina. Ed era fratturato, il problemino era la frattura. Però Cioè, io per questo farti sto capire. dicendo, siccome la dichiarazione è diversa poi da quelle che sono le risultanze, allora o si dice la verità, anche perché poi non capisco neanche qual è, cioè perché nasconderla? Cioè perché No, dire ma no, io stai però in questo caso fermo, non è nascondere, Stefano, questo io quello caso è che ti semplicemente de... No, aspetta però, perché io non ci credo. Allora, nel momento in cui, a parte che si è fratturato, era fine dicembre, Udinese, però fine Stefano, lui dicembre, non è la spedizione. infortunato, eh? I comunicati parlano di ricondizionamento, quindi lui è guarito Lo so, verso ma non è in metà gruppo, aprile, però Stefano lo sta voleva in facendo campo, il suo apposto di ritiro utilizzo. personale perché non gioca a pallone da 5-4 mesi, quindi si sta facendo una preparazione atletica, sta facendo, che comunque Però sia 2-3 settimane qua di preparazione atletica, quando non giochi da 5 mesi, pure tenendo 4 presente che devi arrivare a dei ritmi che i tuoi compagni stanno all'apice. sì, Per me, ragazzi, ma non è il ragazzi, allora diciamo ma io come si chiama? Stefano, io non ho capito, ma tu lo vorresti in panchina? Fammi capire, cioè, qual è il tuo problema col No, Pongraci? io vorrei che, cioè, anzi volevo che qualcuno dicesse il Pongracic ha fatto l'intervento, questo però a febbraio, a gennaio, ha fatto l'intervento, ci vorranno 4 mesi, 5 mesi, lo rivedremo a settembre. Cioè, se tu dici che ad aprile potrebbe essere in gruppo, Però allora Stefano, te io l'hanno glielo detto con i Mamma mia, guarda, fatti, te l'hanno stavolta detto con i Stefano. fatti, te l'hanno detto con i fatti, perché hanno preso Romagnoli, che tra l'altro, piccola parentesi, ieri ha fatto una grande partita, secondo me, cioè un'ottima partita, e Ceccaroni. Te l'hanno detto con i fatti che Pongracic non sarebbe stato, perché hanno preso due centrali, Ragazzi, altrimenti non li ho avrebbero detto una presi. cosa prima, ho detto nella comunicazione, non sto dicendo che poi, cioè E nella ho capito, ma la comunicazione, comunicare. comunicazione è che Cioè, mi stai azzardando proprio, guarda. Grazie, Yannex. comunicare diciamo, quelle che sono le cose per come vengono poi certificate, perché io mi aspetto che diciamo, lo staff, ma anche diciamo, l'ospedale o la clinica presso la quale si è operato, no, abbia dei tempi, cioè se io mi faccio male e vado diciamo, Stefano, a ti stai mettermi il attaccando al gesso, fumo della pipa. Ti stai attaccando guarda, al però fumo della pipa. queste cose sono importanti, Allora, perché anche queste piccole Stefano, è la cose. comunicazione nell'Unione Sportiva Lecce dal punto di vista degli infortunati sia latitante, è vero, lo sappiamo, l'abbiamo sempre detto, ma in questo caso Cattiede dice che al Pongracic sta al 30 o 40 o 50%. Non ti cambia nulla perché lui quest'anno, salvo una partita di passerella che speriamo possa fare lui in
e anche qualcun altro della primavera, non lo vedremo in campo, non lo vedremo in campo, è inutile, cioè è inutile dire che si sta ricondizionando dal punto di vista atletico, diciamo un Nanzi, cioè è inutile continuare. Vabbè, ragazzi, Carlo, fai il discorso di Mattarella, Prelecce, Verone, ci salutiamo. Dimmi Stefano, scusate. Avevo solamente una curiosità, Phil, la frattura era al piede, la caviglia, no? La caviglia, la caviglia, caviglia, caviglia. Legamenti alla caviglia, una cosa così, caviglia, che comunque quindi... è una frattura bruttina. Vai Carlo, commentaci, poi vediamo se lo riscattiamo. Vai Carlo, tutti in piedi Stefano. Per trovare la schiena riesce dal campo comunque. Sti cazzi, Andrea, ce li metti? No Carlo, per favore, discorso allora. Il discorso di fine anno non è un fine anno perché della no, partita Filippo, che possiamo parlare. Scusa Carlo, un attimo solo, scusami di tempo. Filippo, dobbiamo fare il pronostirone, mi raccomando. Facciamolo, io no, poi cioè... voglio vedere fine partita, questi dicono aspetta, no, ma anni. Se ne frega di questi mamma mia, l'altro giorno che te ne fotti, allora Carlo, vai con il discorso, io preparo la schedina, vai. Ti faccio sentire le trombe sotto casa perché sta pieno di napoletani qua, sto circondato da napoletani, ti faccio sentire le trombe sotto casa, sicuramente avranno, e mi svegliano pure la bambina stasera, li devo castimare, avranno preparato chissà che cosa stasera, vedrai, se tu aspetti, quanto manca alla fine della partita? Ti faccio sentire, vabbè. Fra 5 minuti faccio sentire. Ragazzi, non è che c'è da fare un discorso perché... come avete detto voi, questa è una partita carica di significati, è una partita dove veramente c'è il Lecce dovrà mettere tutto in campo e sono sicuro che i ragazzi lo faranno e dovranno mettere tutto in campo anche, anzi sugli spalti in questo caso anche i tifosi e anche in questo caso sono sicuro che lo faranno perché l'apporto del tifo non è mai mancato. Io, come ti dissi contro l'Udinese, sono ancora una volta fiducioso, sono fiducioso che faremo la prestazione. Sono fiducioso che faremo una bella partita. Non sono sicurissimo di poter vincere, altrimenti vabbè, sarei veramente Nostradamus, no? Però sono sicuro di questo. E se c'è questo, se il Lecce c'è, io dormo più sereno. Io adesso a casa, quando vado a letto la sera, ieri, quando sono andato a letto dopo una sconfitta, ero nervoso perché sono nervoso, quindi mi sono addormentato alle 2. Però sono andato a letto un po' più, non dico rilassato, non... sai quella cosa che stai, non ti mangi la testa, no? Che non pensi, dici mannaggia san tutte, capito? Invece sono andato a letto sì, nervoso, bravo, in quel caso sono andato a letto tutto, alle 2. Perfettamente. Anche sono andato a letto alle 2. Volevi castimare. Capito tutto. Oh, bravo. Esatto, però sono andato a letto, diciamo, mi sono addormentato beatamente. E questo è questa beatitudine chi me la dà? Me la dà il fatto che siamo una squadra viva, la fede siamo una squadra che lotterà dare, però, ancora, che lotterà ancora, e domenica questi qua li ammazziamo. Filippo, questi vabbè, qua domenica li ammazziamo. Vabbè. Banchettiamo. Guarda, Carlo, loro cuore. Non ci abbiamo invitato il giornalista, il però, cuore, perché ci tagliamo il cuore. Non la mai sì a non invitare, sai, no, tutta faccia... Carlo, io mi sono opposto perché mamma mia, l'altra volta ci ha buttato certe marrumbe, da allora non ci maledetto, siamo maledetto, con quella faccia da vittima sacrificata, agnello sacrificale che aveva, te lo ricordi? Lo ricordate? C'aveva sta faccia da agnello sacrificale e quasi pure... non voleva rispondere alle domande. È stata un'annata. E poi mantava lì un girone, mantava. Subito dopo hanno cominciato a vincere come pazzi. Non lo, infatti ho detto noi... anzi non lo nominiamo proprio, non lo nominiamo, stiamoci proprio zitti. C'aveva gli occhiali, no? Esatto, sì Carlo. Allora, Milan Lazio X Milan, allora chi Lazio... tocca a me? Uno. Aspetta che me le devo segnare. Vabbè, non me le segno sto giro. Allora, no, Milan, no, Lazio... no, me non segna, Carlo, segna tutto. Aspetta, ma la pena. Ma la doppia la mettiamo, no? No, no, uno no. Bisogna avere coraggio. Io una pure penna, dico uno. Buona penna. VAR. Finimondo a Napoli, allora, guardando. Una sponsorizzata, Carlo. Che è successo? Milan Lazio X Lazio.
Rigore Bologna. Intanto. Allora, Filippo. No, dai, X. no. Andrea e Per il Stefano. Andrea, tu che dici? fantacalcio. Uno io. Dai, io Uno. pure qua. Uno. E beh, io dico. Se non lo sai tu. Quello che vuoi. No, io dico X. Poi. Ottimo. Roma Inter 2. Cacchio, Rigore bella. Bologna. Comunque, si sono praticamente scambiate. No, la settimana scorsa Due Inter-Lazio, Filippo. Roma-Milan, la settimana Inter-Roma. Andrea Roma Milan, dai, Roma Inter. Roma-Inter, io dico X, Mourinho la pareggia contro la sua Inter. X. Orsolini sul dischetto, mannaggia, Stefano vincerò contro il sotto. fantacalcio. X. Che se ne può? Cioè, ma... Il È fantacalcio, Vasco dai. Carlo. Sto giocando la vita. Roma Inter 2. Poi. Ok. Cremonese Spezia. Io lo Beh, dico ragazzi, X. uno. Io dirò X perché sono convinto sull'X. Io dico Io due. dico uno. Io dico uno. Tu dici due. Stefano. Sì. Oh, non la giocavo. Stefano, comunque sì. Non puoi giocare due. Non si può giocare due, sta scritto. Tu Cremonese Spezia, scritti, dici due. Mo No, ma perché dici Cremonese. No, due? Spezia è cremonese. Oh no, no, Cremonese Cremonese Spezia. Spezia. Ah, Concentrati. scusate, Oh, quindi uno, assegnato uno, Mourinho. Carlo ha fatto cambiare totalmente idea. Ma come ragazze, due, Ma mi dai, stavo. su. Pensando. Partite di domenica. Atalanta Andando. Juventus 1. Uno. X. Sì. No, uno. Sozzo Uno. dice Poi. 1, Sperti X, Carlo 1, io 1. Torino Monza. Per me X e non si fa male nessuno. Uguale. Sì. Cioè, praticamente Filippo uguale stiamo facendo la schedina, eh? Carlo, siamo dei grandi. Poi Uno, Torino Monza 1, dico io. quindi No, tutti io X, dico Sperti X. 1. X. Poi. Napoli Fiorentina X. Ma sai che non è facile Io questa? dirò 2, perché il Napoli oggi ha vinto Quindi scudetto, pure festeggia secondo fino me alla o morte. X, ma io ho due, io ho due. Io dico Ma X. io dico X pure. Ok, poi? Vabbè, A Udine manca un minuto, vai, dai, veloci, veloci. Lecce Verona non lo facciamo come l'altra Io volta. dirò No, X. no, 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 no. abbiamo fatto Abbiamo l'altra fatto volta. l'altra volta, abbiamo fatto? Certo, io e te abbiamo detto X e Mamma Carlo aveva mia, detto cioè 1,2 giorni quindi. fa è E stato, allora, non è io che... e esperti diciamo X, Carlo dice 1 e Sozzo no bet. Chi è che dice X? Io La e scorsa volta, bravo, come Filippo abbiamo diciamo fatto. Ok, X, X. io No, ma esperti. io sono convinto dell'X, tra l'altro. Gli esperti Ah, tu sei diciamo X, convinto tu Carlo dici dell'X. 1 Complimenti. Uno. e tu X, tu Sozzo no Stefano? comment. No No, no, comment. non posso parlare Carlo, io. ti posso dire una cosa e ve la dirò a tutti quanti. Di nuovo, No, non giocatevi, c'è prende sta. Andrea ammonito. Ah, Carlo, ci sta? rigiocatela. E L'altra salta volta l'ho la Lazio, no? beccato. Salta la Lazio. Gendrei, vabbè. Allora, Empoli. Stefano, tu lo devi dire però. Non lo No, dici vi Lecce? prego. No, dipenderà tutto se vado o no alla conferenza, quindi non posso dirlo adesso. Vabbè, dai, Empoli. Salernitana 2. 2. Pure secondo me, altro che si X. sono salvati. O X, un punticino a Sì, te. io ho X. Sì, tanto questi non si faranno male questi Poi, giorni. invasione di campo alla Dacia Arena. Finita. Sì. Finita. Ma dove? Spalletti. A Spalletti Napoli, campione e... d'Italia. Invasione di Spalletti campo collettiva. lo stanno abbracciando, Spalletti sta infastidito già. Vedi tu come cazzo è che arriva prima? Vabbè. Abbiamo Cioè... finito la schedina? Fatevi lo scriscio, No, non l'abbiamo finita. Non Ma l'abbiamo finita. no. Dai. Udinese Sampdoria 1. Uno. Scusate, Udinese Sampdoria. 1-1. Stanno spogliando, guarda, li stanno spogliando il giocatore del Napoli, non E riesco beh, ad sai quanto? andare. Oddio, Poi, ultima oh, però partita, cominciatevi, raga. ultima partita, Oh, oh. no, Sassuolo Bologna X. Uno. Sassuolo Bologna 2, perché il Bologna ha perso oggi male anche. Sassuolo ormai salvo. Tu, Stefano? Allora, queste sono le giocate. Porta. Fatevi Sì. una fotografia. Fate una fotografia. Giandre giallo.
Poi giocatevi Giandre Giallo. Giocatevi un migliaio di euro su Giandre Giallo, perché io l'altra volta l'ho beccato Strefezza. Ho vinto. Ragazzi, diteci a quanto sta Giandre ammonito, dai, e poi vi chiudiamo. Poi se qualcuno ce lo può dire, posso fare una considerazione, ma secondo voi è bello quando entrano tutti in campo? No, è uno schifo quando fanno invasione di campo. Non me, si potrebbe tutto. Nemmeno fare una cosa, no, del più genere. Che altro poveri, cioè io cioè i giocatori devastanti. A me la cosa più bella qual è? Quella comunque di abbracciare la prima cosa i compagni con i quali hai combattuto, hai lottato. Invece questi no, stanno strappando negli spogliatoi perché li devono blindare là dentro almeno per 7-8 anni. Sì, Lozano è l'unico che sta festeggiando con i gioielli. Sì. non lo sta capisce niente. Cioè. Vabbè, ragazzi, nessuno. Vabbè, ragazzi. Giandre? Io leggo il conto. Io potrei vederlo, ma ci metterei un'ora per trovare. No, sì, darlo. Qua qualcuno tecnologico ci serve. Allora no. Va bene, ragazzi, dai. Vabbè, ragazzi, ci vediamo nel prepartita di Lecce. Un abbraccio. Verona, alla prossima. Ciao a tutti.